Tanto benvenuti. Piccole e grandi novità. Prima di entrare nel vivo del discorso che non vedo l'ora, ho studiato. Perché io non lo sento? Ah sì, perché io mi sono mutata qua. Ciao Margherita! Ciao, ciao la curo. Che bello. Allora ragazzi, ci sono brevi novità che vi dico ciao a tutti all'inizio. Una. Ho tolto il counter delle persone che ci seguono perché voglio dare bel taglio, grazie. Sì, si nota. Pensavo che non si notasse neanche in realtà. Ho fatto una piccola scalatura. Quanto non mi piace sta luce. Vabbè, ora vedo se riesco a sistemare. E spero che anche l'audio mio sia buono perché ho allontanato leggermente il microfono, nel caso ditemelo. E vi dico, vabbè, a parte il taglio, che dicevo non si noterà nemmeno, invece si è notato. Vabbè. Vabbè, grazie. Adesso smetto di toccarmeli, giuro, giuro. Mi vedo un po' troppo bianca, sinceramente. Se abbasso un po' le luci, si nota la qualità. Un po' basso. In caso alzate, provate un po'. Si nota la luce, sì, la nota luce da morto. Esatto. Non mi gusta molto. Sai cosa? Che dovrei accendere la luce nella stanza. Ma c'è Avi che dorme. Ancora per poco, data la mia voce. Immagino. Vabbè, vi volevo dire, ho fatto delle modifiche nell'introduzione del canale. Mi ha aiutata ieri Abby a fare proprio le parti con la piuma, non so se l'avete notata, vabbè. Tra l'altro non so se mi si è aggiornato anche sul cellulare, perché ieri non, mi si era aggiornato bene sul computer, ma non sul cellulare, non ho capito il motivo. La cosa però alla quale tengo fa molto mortizia. Pure la mia faccia fa molto mortizia. È vero. Tanto non mi piace questa inquadratura. Ciao Dark, benvenuto. Non vedo l'ora di avere dietro una roba, un pannello per migliorare un po' la situazione. Perché a me piace molto la postazione di là, quella con dietro le nano leaf, le luci. Fighe. Solo che giustamente per stare di là devo stare sul tavolo in cucina. Quindi qua al comodino. Vabbè, lo sapete, no? Che faccio tutto sul comodino. E ciao anche a uomo. E, tornando al discorso, ho tolto il counter e quindi in realtà io avevo messo un'altra cosa qui. Perché non si vede? Questa qua non si vede. Togliendo il counter, voglio dare valore alla live come se fossimo un tot di persone, capito? Cioè, nel senso, non voglio lasciar fare, sì, non voglio che succeda che, notando, mio malgrado, l'alzamento e l'abbassamento delle persone che stanno in live per motivi più disparati, il primo pensiero che io faccio, e si collega tra l'altro al discorso di oggi, che è quello dei giudizi, eccetera, è, oddio, sto facendo cagare. Siccome io non voglio che questo succeda, e a quelli che invece rimangono voglio dare il massimo del valore che posso. Non vedo più quel numerino. Voi lo potete vedere in realtà perché su Twitch rimane, io ora non lo vedo. Sono felice di questa scelta, tra l'altro me l'ha consigliato qualcuno in chat, poi me l'ha consigliato anche Abi. Ci ho ragionato su e l'ho levato. Ci ho messo ste piumette qua in alto, tac, via un po' di colore, si vola. Si vola. Il counter di stai troppo, guarda, è una roba pazzesca perché comunque ti cade l'occhio, no? Plin, plin, plin. Quindi. Poi tanto io a fine live. Mi arriva il resoconto, insomma, da Twitch e tutto con tutte le statistiche e mi rendo conto, ma almeno mentre lo faccio non ho idea, per me potete, in questo momento potete essere 1 milione di persone e vi amo a tutti. Hai messo il monitor Piolo, Piolo caro. Eccolo, Dantonite, stavo per dire Dragonite che è un Pokémon e invece non siamo più nei 2000. Grazie mille del follow, benvenuto. Il nostro Piolo, lo stampiere, nonché uno dei primissimi founder, subscriber, cavaliere dei pavons e chi ne ha più ne metta, mi ha regalato un monitor da utilizzare come secondo monitor. E lo adoro per questo. Per di più, la fortuna che in questo momento mi ha baciata ha fatto sì che anche ad Abby qualcuno regalasse uno schermo e quello suo vecchio me lo sono preso io. Quindi adesso io vi faccio un attimo il recap. Ho il mio portatile, anzi mi inquadro proprio la situa. Tanto lo sapete che ogni tanto vi aggiorno sulla postazione. Questa è la mia faccia da vicino, che era meglio anche non avvicinare. Allora, portatile,
Piolo caro, mi è arrivato finalmente un mensolone da mettere su quello che ve lo ricordo, è un semplice comodino, però almeno ho l'appoggio anche da questa parte. Il problema, qui abbiamo il microfono, qui abbiamo le luci, ok, benissimo. Questo è l'iPad perché in caso io dovessi condividere qua qualche roba, ho il secondo schermo per leggervi in chat, piri piri, tazza di tisana di Iron Man, caramelline che non mancano mai e fino a qui. Voi mi dovete aiutare a capire dove minchia, parlando proprio tranquillamente, me lo infilo il secondo schermo. Anzi, questo che è un portatile e comunque ho l'idea di fare l'upgrade con un fisso mescolabile lì, componibile. Infatti, se vedete qua c'è la raccolta fondi per i poveri che sono io. Insomma, e vabbè, tornando, insomma, ci siamo capiti. Non ho lo spazio in questo momento. Intanto volevo capire se eventualmente piru piru, piri piri come nuovo vocale, si può mettere non solo quello che mi ha dato Piolo, ma anche il vecchio di Abi. Così ho due belli schermi. Questo, il portatile, lo metto via, mi compro una tastiera. Non lo so, devo capire. Però non c'è lo spazio. Infatti, boh, adesso devo un attimino capire eventualmente se prendere una scrivania. Allora, tanto per capirci, vi voglio anche far vedere questo. Vabbè, questi sono i miei pantaloni del pigiama. Qua. Abbiamo detto che c'è il computer, qua c'è un muro molto bello, tutto bianco, ma lo spazio che ci separa dal letto è poco, molto poco, molto poco. Quindi la mia idea era provare semmai a mettere una scrivania che stesse sulla parete per di qua, ma ripeto, sarei strettissima, issimissima. E lì c'era la scatola del monitor. Comunque, ragazzi, work in progress, voi lo vedete, lo sapete, chi mi segue, ogni nuova live c'è una novità che riguarda o la postazione o i vocali. E ci stanno dei vocali nuovi. Direi che mi fermo qui perché sono 759 vocali. Poi potrei fare una live di soli vocali, semmai. E ho messo anche una faccina nuova ieri, quindi me la devono accettare. E con l'occasione. Vi dico, così togliamo tutte le amenità prima di iniziare nel vivo, che mi sono presa anche le fotocopie del master che sto facendo per nel caso dovessi rispondere a delle vostre domande, così almeno ho carta canta, insomma, non mi invento niente, eh. Sì, sono strettissima. A me piacciono anche gli spazi piccoli, vi devo dire la verità, ma alla mia tecnologia non basta, non piacciono, insomma la mia tecnologia è limitata, ma in realtà siccome ho un'idea di espanderla, insomma è complicato. Fai un supporto nel muro per tablet o per il monitor, mensole, braccia di ferro. Ehi, intellettuale pelato, benvenuto, spero che ti piacerà questa live, è abbastanza intellettuale, ma sempre un po' caotica come me. Verba volant, scripta manet, sì, manent. Master in cosa? Ti seguo davvero da poco. È un master in counseling. Ho dimenticato di leggere delle robe sopra. Mortizia l'ho letto. Belle le piume l'ho letto. Maledetta percezione cognitiva ci fa sentire a disagio. Esatto. Hai messo il mo. Eccolo. L'ho detto che. L'allero. Ah. Comodini, ragazzi. Sono attaccabili al muro. Il fatto anche del muro. Cioè, non so, scusatemi, vabbè, cioè, il muro è fatto tipo così, no? Che ne so, me ne metto uno là in alto e un altro di qua e quindi poi faccio la live così, non lo so, c'è da capire, c'è da capire. Comunque tutte belle facce, complimenti, Deborah. Devo capire. Immagino la vicina quando vai a trapanare sul muro per attaccare i supporti. Sì, vabbè, lei sempre con quei chiodini, non so cosa attacca. Oh, vabbè. Vabbè, vi ho letto, Wassermann l'ho detto. Va bene, allora, quindi niente, la situazione postazione è questa. La situazione comandi, se voi foste curiosi, non si dicono queste cose, siamo per fare una live sulla comunicazione non violenta, sul fatto che i giudizi sono diversi dalle osservazioni, Deborah e le valutazioni, comunque. Comandi, vabbè, non voglio farci. Cosa ne dite? È un po' troppo alto il comando musica, mi ha fatto venire un infarto. Giuro. Vabbè, ragazzi, nel caso dei comandi, che comandi nuovi. Monella! Monella! Abbassiamo un po'. Monella! Sei una monella! Sei una monella! Ah, mettiti i pantaloni. Si è alzata Avi. Leggermente alto. Ok, potrei averlo abbassato adesso. Che stavo dicendo? Ah, ho messo dei nuovi comandi.
ho modificato wishlist Amazon, non si capisce niente. Ho messo anche un link Amazon, ho messo i link dei libri dei quali ho parlato nelle domeniche scorse, compreso quello che di cui parlerò in parte anche oggi, le parole sono finestre pure muri. E a sto giro, se voi volete accattare, perché nelle settimane in cui ne ho parlato, lupus, benvenuto, magari vi è piaciuto, è figo, lo è, e dopo anche questa live, eccetera, eccetera, col comando libri ve lo potete acquistare su Amazon, punto, e essendo link affiliati, Amazon, non voi, riconosce a me, oddio, mi prude il naso, una percentuale, a voi non costa di più, quindi nel caso lo volete comprare, accattatavillo dal link che vi accompare. Vabbè, queste sono le robe, c'è la possibilità di fare la sub gratis per sostenere il canale, per dire, c'è il link diretto, insomma, penso di avervi dato un sacco di... Ne sono molto fiera, lo posso dire? Posso dirlo? Sì, e anche il gatto è con noi. Poi invece comandi vocali ve li... Sveglia! Ciao Larry! Aspetta, no, sveglia, si è svegliata. Larry, ciao! Sì, si è svegliata. Lei dormiva accanto a te che parlavi ad alta voce. Guarda, Ari. Sì, ma la verità è che io ho cominciato alle 11 e lei è stata lì 20 minuti, consapevole che alle 11 inizio. Quindi, insomma, sai cosa? Grazie del follow, Larry. Quando si vive in un monolocale che se la crede da bilocale, perché quella sarebbe la seconda stanza, ma non essendoci una porta, è come se fosse un monolocale. È così, è così. Purtroppo di là c'è la cucina e la sua postazione. Di qua c'è la camera da letto e il mio comodino sul quale, ripeto, sto stremando io. E quindi è così che siamo organizzate così. È così. È leggermente alto. Va bene. Allora, quindi dico, divertitevi da soli. Oh, Alberto! Benvenuto, Alberto. Un saluto, caro. Divertitevi voi con i comandi vocali, direi che ho detto tutto. Ho detto tutto. Allora, come mai mi è venuto in mente di trattare questo tema? Intanto perché la settimana scorsa e quella precedente abbiamo iniziato a fare ste live della domenica, sembra che vi piacciono un botto. Praticamente il primo libro che ho iniziato, che è quello, ora lo sto proprio introducendo adesso il discorso, guarda, che è quello della sottile arte del fare il cazzo che ci pare, il quello che cazzo ci pare. Da qui mi sono messa, insomma, ho fatto l'associazione con, sì, ok, facciamo quello che ci pare, tra virgolette, bisogna co comprendere il messaggio del libro, va benissimo. Grazie, grazie. Ma sempre questa premessa va fatta, secondo me, il rispetto degli altri e di noi stessi pure. E infatti mi sono allacciata a quest'altro libro che avevo lì. A me piace proprio fare collegamenti tra le robe, e ci ho detto: ma sai che pure sto libro c'entra? Introduzione alla comunicazione non violenta. E quindi la questione del linguaggio. La questione del linguaggio, per di più, a parte il master, a parte l'università, che è come se non la stessi frequentando, cioè non la sto più cacando, vabbè, comunque, a parte il master, in realtà mi diverto a fare corsi online, a seguire webinar, a fare robe. E l'altro ieri o il giorno prima, insomma, mi sono guardata una roba di un tizio americano, Deborah, e i dettagli, eh? E i dettagli. Un tizio americano che ha un nome, lo ha, e adesso ve lo dico qual è, che parlava della self-leadership. O sai che non è male sta luce qua? E questo è l'iPad, ragazzi, che mi illumina d'immenso. Di self-leadership, agganciandosi anche lui al discorso del linguaggio, di quanto è importante. Senza dire robe noiose, retoriche, spero. E questo è il discorso. Sì, ragazzi, i comandi vocali sono per chi sostiene il canale con la sub. Mi sembra giusto che chi appunto sostiene il canale in questo modo abbia una roba, anzi più di una, perché ci sono anche le fazzine che voi non vedete adesso, l'ultima che ho caricato, ma la vedrete penso martedì a questo punto, che quelle la mie private, sì, private, per chi ha la sub sono queste. L'ultima, ragazzi, è agghiacciante, ve lo dico subito, la vedrete la settimana prossima. Self-leadership. Ecco, bella domanda. Tra
Te la spiego a parole mie, in base a quello. Ah, allora faccio la sub. Mi sembra un ottimo motivo. Te l'appoggio tutta. Grazie, se la fai sei un grande. Ray, che mi hai detto come ti chiami, ma me lo sono dimenticato. Ti perdonami, te lo dico subito. Monella. Va bene. Debora, ce la stai facendo. Vabbè. Alberto, carissimo Alberto, 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 me lo segno, me lo segno. Dicevo, self-leadership, cosa si intende? Voi vedrete durante le mie live che io magari il giorno prima mi sono guardata una roba e mi escono fuori i pensieri e ve ne devo parlare. La cosa divertente è che poi i dati, magari i numeri, magari le terminologie, possono anche non venirmi in mente. Allora lì cosa esiste? Internet, che è un database, una banca dati fantastica. Se sai le parole che, capito, no? Te le cerchi. E buongiorno anche a te. Ivy, Aivilia. Quindi ora per dire, la self leadership si contraddistingue secondo questo coach rispetto al essere dei prigionieri, li chiama lui, perché il self leader, chi è leader di se stesso, si assume la responsabilità di quello che gli succede, molto genericamente parlando, di quello che dice, di quello che sente, dei suoi pensieri, delle sue emozioni, e non: ah, è successo questo, e a causa tua io mi sento così. Cioè, e non quello che facciamo tutti. Giudizio, voi segnateveli, tutte le volte che do un giudizio e generalizzo, poi dopo ci arriviamo. Perché tra l'altro, ormai forse un anno fa, ho fatto un video, anche là, dopo le prime lezioni del master, sì, un anno fa, no? Le barriere alla comunicazione. Poi un conto è saperle. Ah, adesso si chiama self leader, ognuno gli dà il nome che gli pare, come al solito, no? Le etichette possono cambiare. Non so come altro lo hai sentito nominare, insomma, questa cosa qui. Per me vuol dire essere autentici, si possono usare un sacco di termini. Vabbè. Ecco, dicevo, un conto è studiarle, saperle, un conto poi applicarle nella vita quotidiana, soprattutto nelle relazioni più vicine, più intime, sul lavoro, insomma, robe che ci, insomma, ci muovono abbastanza, non, anzi, capita spesso, ma non solo in macchina quando il tizio ci taglia la strada, ecco, che puoi anche dire, vabbè, a chi ti vede mai più. E invece, mi dissocio, perfetto. Allora, dicevo, per darvi un attimino di dati, appunto, ho questi appunti qua e li andiamo a prendere. La svolta si chiama. Qua ci sarebbe. Ah, sapete cosa faccio? Metto la musica così che riempie un po'. Bro, sei giovane, va bene. Sei young. La svolta, perle. Perle che sento lì e me le segno. Ovviamente non mi sto a leggere tutto lo sbrodolone, eh. Vado io a braccio, vedi? Però, sono stupida, santo cielo. Però ho preso un bel po' di appunti, devo dire. Sì, vabbè. Sacco di no, però tiro un attimo un occhio, infatti diventerò sicuramente strabica, non ho dubbi. Allora, no, il discorso del, ad esempio, come si differenzia il self leader, come lo chiama, come si chiama questa persona? Santo cielo, Gary mi sembra, no? No, si chiama Jason Goldberg. Jason Goldberg, e anche chi se ne frega, secondo me, perché poi alla fine il concetto che mi interessa è, possiamo anche non chiamarlo self leadership, non me ne frega niente, ma mi frega il discorso della. Che fa lui, tra l'altro, consapevolezza, anche qua ritmi dei volumi, sarà tutto bene. Merito delle agende nuove? Che cosa? Se è un merito. Sei carina, sei vivace. Grazie, le agende nuove, ragazzi, sono queste qua, le adoro. Questa è la comodità di lavorare su un comodino. Posso aprire il cassetto, farvi vedere, tipo il cassetto di non lo so, di non lo so, non lo so, della speranza, che tiri fuori, no, tipo un po'. Prendi più appunti. No, gli appunti in realtà li prendo sull'iPad, eccolo qua. Si vede niente? No. Vedete una luce? Sì. Aspettate che. Ditemi un po' se la musica è alta, non va bene. A parte che è brutta, la cambio su. Cioè, neanche brutta, semplicemente non ci azzecca niente con la situazione. Proviamo. Adesso tanto inizia il tormento. Scrivi super bene. Scrivo super bene? Scusami, Piolo, ma si vedeva la scrittura? Ho abbassato un pochino, dimmi se è abbastanza. I miei tecnici.
Più bassa, un po' sì. Vabbè, vabbè. In realtà non credo di scrivere bene, ma ti ringrazio. Allora, dicevo, cosa stavo dicendo? Non prendersi. Ah no, il discorso era. Lui usa un acronimo come tutti gli americani, e seconda generalizzazione. Usa un acronimo che era consapevolezza. E fa proprio una roba sul linguaggio, eh. Ma poi ci arrivo al libro comunque. Ci abbiamo tante cose di cui parlare oggi, tutte inerenti a questo. Oh, consapevolezza, responsabilità, scelta. Sembra aria fritta, no? Sì, ok. Quando succede una roba che ci fa nervosi. No, non sono una psicologa, Macri. No, 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 non sono una psicologa, ma ho studiato anche robe di psicologia. Mi interessa, ma non sono una psicologa. Sono una futura laureata in pedagogia, non in psicologia. E all'interno del percorso ci sono anche diversi esami di psicologia. Vi prego, non chiedetemi se. Ah, ti piacciono i bambini? Ah, vuoi fare la maestra? Vuoi insegnare? No, 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 no. Sì, sto rimando dal comodino, come dicevi con Abi. Non le dico le bugie, ragazzi. Eccolo qua. Il comodino. Anzi, in realtà, vedete, sono due comodini. Uno sotto e uno sopra, perché non sa. Sennò sarebbe troppo basso. Sì, è così. In questa casa si sta strette. Comodino gigantesco, ma insomma. Io sono un ragazzo o bambino? Va bene, mi fa piacere per te. Goditela la giovinezza. Allora, ragazzi, dicevano consapevolezza di che? Di cosa? Fondamentalmente. Ah, mi fa piacere, Doria, grazie, grazie. Di cosa? Del fatto che per quanto. Vabbè, va bene, grazie. Non mi aggiornare già sulle discese, che sennò vado in crisi, Doria. Per quanto gli avvenimenti accadano. Ok? Comunque il modo in cui noi reagiamo agli avvenimenti è scelta nostra. Punto. Apri Milano. Ma porca miseria. Complimenti. Complimenti per la scelta del Nick. Ha tolto il counter per non vedere quante persone ci sono. Evitiamo di dirgli quanti siamo. Vabbè. Così. Voglio dire, se siamo 800, ditemelo, magari mi fa piacere. Perché in realtà con la live con Abi, ho notato una cosa che mi ha fatto piacere, e anche qua faccio un off topic, breve. Questa è la 18ª live, ragazzi, me le segno. Però dicevo, mazza, io sono abituata ad avere un certo numero di persone, adesso con la live con Abi, boom, mi sono arrivate una roba come 120 persone, no? E ho detto, chissà come reagirò, chissà emotivamente questa roba qua come mi farà sentire, magari a disagio, magari. No, no, adesso ci arrivo, ci arrivo. E invece devo dire che non mi ha provocato nessun disagio, anzi ero contenta. Quindi, più siamo meglio è, amici. Consapevolezza, che è una nostra scelta il modo in cui reagiamo. C'è tutto un discorso dietro, ma per farvela breve. Che quindi siamo noi responsabili del modo in cui, anzi, non reagiamo. La reazione, lo dicevo l'altra volta, è una roba abbastanza automatica. La risposta invece viene un attimino più pensata, metabolizzata e agita. È già la 18ª live, pensa un po', sì. Infatti, poi si tratta di compiere una scelta per agire. Tutto questo può essere più o meno rapido, poi diciamolo, dipende anche da come siamo abituati a fare le cose. È chiaro che all'inizio. Se vogliamo essere consapevoli e quindi responsabili e quindi compiere una scelta per agire in modo, si spera, creativo, utile e efficace, magari ci vorrà un pochino più tempo se non siamo assolutamente abituati a farlo. Ovvero, se siamo in quella che lui definisce l'ottica del. Com'è che era quella piccola parola? Del prigioniero. O dello schiavo, chiamatelo come vi pare, no? Che magari anche inconsapevolmente vive, agisce sempre in balia degli eventi, senza rendersi conto di questa cosa, lamentandosi di tutto quello che gli accade e basta. Cosa fa? Il linguaggio del, diciamo, il prigioniero dice, è il linguaggio di una persona che ti racconta quello che gli succede.
sul lavoro c'è crisi, non si trova lavoro, l'Italia fa schifo, mio figlio, la mia compagna, mio marito è un disastro, racconta quello che succede. Invece il linguaggio del self leader, e ripeto, chiamatelo come vi pare, tra l'altro Shakespeare, sì, Shakespeare, insieme a Romeo e Giulietta disse la rosa, non era proprio così, ma il senso era: una rosa non cambia il suo profumo se la chiami in un altro modo, profuma sempre uguale, quindi capito, chiamala un po' come cazzo la ti pare, l'essenza rimane la stessa. Si possa condividere o meno, comunque il discorso è questo, l'essenza non cambia. E invece qual è il linguaggio di un self leader? Non è quello del devo superare una difficoltà, un ostacolo, Dio, un ostacolo, oppure neanche mi ci metto a pensare al superarlo, no, sono spacciato la vita così e cos'ha. Ma è quello dell'imparare, cioè ogni situazione, ogni difficoltà, ogni crisi, eccetera, può, perché c'è una scelta da fare, essermi utile per migliorare me stesso, migliorare la situazione in cui sono, eccetera. Pensiamoci, se tutto fosse sempre perfetto, che cosa ci darebbe il pepino nel sedere che ci fa migliorare, cercare di fare degli step per migliorarci? Che cosa? Se non le difficoltà, grandi o piccole che siano. Domanda aperta. Quindi cambia proprio il linguaggio, appunto, bla bla, il linguaggio del, ad esempio, un'altra roba, il linguaggio potrebbe essere utile, cioè cambiare il nostro linguaggio ci fa cambiare il modo in cui pensiamo, perché noi pensiamo spesso, credo, tutti, utilizzando delle parole, no? Il dialogo interiore anche, non solo, anche, ma utilizzando certe parole invece che altre per esprimere il messaggio che sembra lo stesso, già cambiamo modo di pensare, il modo di cambiare ci fa il modo, ci fa cambiare le nostre emozioni, non è che è automatico, e di conseguenza se cambiano le nostre emozioni cambia il nostro modo di vedere il mondo, parlare del mondo, muoverci, quindi comportarci nel mondo. Belle ste robe teoriche, eh? Il self leader è una persona che analizza le cose prima di agire. C'è l'aspetto anche, ne parlava, del rallentare un attimo. Quindi non è una questione di analiticità, in realtà. Perché non è che bisogna diventare analitici. Mi viene in mente quella meme, no? Con calcoli. La razionalità arriva fino a un certo punto. Però rallentare un attimo, ti senti punto, reazione immediata, magari reazione, bam, controattacchi, faccio per dire un esempio, eh? Poi dipende anche in che senso, se devi salvarti la vita, insomma, vabbè, cerchiamo di capirci. Aspetta, intanto la musica qua mi distrae. Analizzare vuol dire, magari invece che analizzare, ti calmi un attimo, rallenti, stacchi, perché ogni 10 minuti comincio la giornata, eila! Attacco la giornata con 10 minuti di mindfulness, no? Dico, vabbè. Proviamoci almeno. Dopodiché la consapevolezza che comunque quello che tu stai sentendo è roba tua. Nessuno te la infila dentro, quell'emozione. È roba tua, e quell'emozione che è roba tua arriva da un pensiero che è tuo. Cambia il tuo pensiero, cambia la tua emozione. Non vorrei banalizzare, ma pare che sia così. Questa è un'altra generalizzazione. Pare che sia così. Se volete segnarvele tutte, poi a fine anno facciamo una stampa, un bel libercolo, e lo vendiamo così per... sicuramente non per un ricavo, ma per beneficenza, facciamo finta. Se è la stessa cosa che pensi io, dovrebbe essere così. Cosa dice uomo? Si osserva da fuori? Ah, si osserva da fuori senza giudicarsi e analizzare le proprie reazioni spontanee in maniera pragmatica, per poi acquisire coscienza per la prossima volta. Anche questo potrebbe essere un metodo. Osservarsi senza giudicarsi. Questa è una roba che tra poco vi voglio proprio leggere. Due righe numerate. No, non è questo il libro, ho sbagliato il libro, è questo. Perché ragazzi, quanto è fatto bene sto libro. Cioè, aiuta proprio all'apprendimento. Pazzesco, poi dopo ve lo faccio vedere. Cioè, non sono i classici muri di testo che trovi sui libri e poi sta a te sottolineare se vuoi, cos'are, mappe mentali, schemi. C'è già, non ci sono le sottolineature, ma è già molto visivo. Per chi è visivo, top libro. Anche se poi parla di comunicazione, e dopo ci arrivo. Quindi abbiamo letto questa roba qua, e
ad esempio, passare dal non ho scelta, devo, mi sento in dovere di farlo, questo come parole che si usano. Devo, ho la febbre, ma devo andare a lavorare. Devi andare a lavorare o vuoi andare a lavorare? Cioè, il self leader dice voglio andare a lavorare. Oppure non voglio andare a lavorare. Ciao Andre, non voglio andare a lavorare. Cioè, bisogna capire in ogni situazione qual è la scelta che possiamo fare liberamente. Perché è così. Nonostante le possibili conseguenze, è comunque una scelta. Cioè, io posso anche scegliere per assurdo, per iperbole, per estrema, estremizzazione, che non ci vado più e mi licenziano. È comunque una scelta. Non è vero che non puoi o che devi. Non è vero. Poi alla fine ce la raccontiamo, forse, ci metto anch'io, perché è più comodo. Ciao, buongiorno, Santa Lucia. Santa Lucia, ok. Se vi chiamate Lucia, tanti auguri. Non me ne intendo proprio di queste cose qua. Comunque, ok. Akumu, benvenuto o benvenuta, non lo so. Comunque, che stavo dicendo? Sì, esatto, non è vero che non abbiamo una scelta. La scelta ce l'abbiamo sempre. Dicevo anche che forse a volte è un modo per sentirsi meno responsabili delle cose. Sono davanti a una difficoltà molto grande. È più semplice pensare di non avere scelta. Buongiorno, sempre argomenti molto interessanti. Grazie gamer, mi fa molto piacere. E tra l'altro su questo, a parte come ve l'ho detto io, mi ero segnata delle robe interessanti. Mi ero segnata delle robe interessanti. La tecnica del 5%, ok. Allora, riepilogando, possiamo imparare ad essere ottimisti ed è una scelta momento dopo momento. Ok, no, no, no. Scusate, adesso voglio trovare il punto giusto. Tieni conto che quelle parole non ti aiutano, non ti fanno sentire bene, non ti fanno sentire una persona produttiva. Tra l'altro, pensare che... Vediamo le obiezioni. Sì, però ne sei cosciente. Ah, esatto, no, non era un'obiezione. Hai la possibilità di cambiare il modo in cui guardi il mondo e il modo in cui ne parli. Sì, l'ho già detto. No, non lo trovo. Mi piaceva quella parte del dovere. La voglio trovare. Scelgo. Allora, ci sono cose che non ci va di fare, ma possiamo dirci. Ho il controllo, scelgo di farle. Sarebbe bello anche dire proprio scelgo di farle. Chi è? Bonov, benvenuto, grazie, grazie del follow. Tanto fremo. Quando tutto diventa un gioco, le cose cambiano. Sì, vabbè, poi lui comunque ha anche proprio un versante molto positivista, eccetera. Nel senso, ah, viva, facciamo che sia tutto un gioco, dipende. Porca miseria, guarda, quando non trovo le cose, non le trovo. Vabbè, ragazzi, non lo trovo quel punto lì. Vabbè, ve l'ho detto io. Va là! Allora, spesso le persone dicono non ho scelta. C'è un troll? C'è un troll? Non lo so. Ok. Perfetto, grande Piolo. Mi fido. Vabbè, ciao, è stato bello. Spesso le persone dicono non ho scelta. Seth Godin dice che quando le persone dicono così e ci siamo, in realtà stanno scegliendo la strada più facile in quel momento. Stanno comunque facendo una scelta, in realtà. In qualsiasi momento puoi scegliere cosa fare, puoi sempre fare una scelta. Ok, non serviva leggerlo, in realtà me lo ricordavo abbastanza, devo dire. Infatti, dire non ho scelta. Ah, fatemi voi degli esempi, non lo so. Ad esempio, ho la febbre, devo andare a lavorare. Lì ci vuole appunto. C'era l'esempio, eh? Eccolo qua. È davvero così? Davvero non ho scelta? Devo andare davvero a lavorare? Ciao, uno. No, ciao, un nome decente. È più giusto per te andare a lavorare anche se sei malato o non andare a lavorare? Perché sei malato e magari in quel momento può essere più produttivo per la tua vita restare a casa e dimostrare a te stesso, magari,
di avere anche un pochino di cura per te stesso, insomma, di... no, ecco. Cosa mette in evidenza chi sei tu? Andare a lavorare o non andare a lavorare? Questo ve lo leggo perché secondo me è importante. Quando ti rendi conto che la scelta è tua davvero, allora sei libero. Allora ti senti anche un pochino meglio, magari, con te stesso. Invece dirsi la scelta è una grandissima palla che ci raccontiamo, una menzogna che ci raccontiamo. Non so se siete d'accordo, sarebbe... Ecco perché... Sembravano familiari le sue posizioni. Ecco, Seth Godin si deve essere ispirato. Questo coach, ma probabilmente sì. Al suo libro Siamo tutti strambi. L'ho letto un po' di tempo fa. Bello il titolo. Ah. Bello il titolo. Ok, questa qua come introduzione ve la volevo fare. Poi, tra l'altro, questo qua racconta una tecnica che può essere utile. Ve la dico giusto così che magari vi può interessare per vedere le cose da un altro punto di vista, tipo. Ok. Faccio un lavoro, c'è una parte del mio lavoro che mi fa schifo. Lui fa l'esempio del farsi le fatture, di mettersi là e fare la contabilità. Lui la chiama tecnica del 5%. In tutte le attività che noi facciamo, in tutta la nostra vita, se ci sono delle cose che non ci piacciono, invece che pensare che brutta, che merda, che schifo, eccetera, provare a migliorarla solo del 5%. Poco. Non del 90%, del 5%. È già un miglioramento rispetto a come era prima. Tipo, non lo so, la faccio quella roba, ma mi metto delle cuffie in cuffia una musica che mi piace, che non è quella che stiamo sentendo adesso. Troppo aggressiva, troppo aggressiva. Just chilling, dai. Capì? Se ami il tuo lavoro, il discorso cambia. Sì, però magari nel tuo lavoro c'è una parte che ti piace meno lo stesso. Una sola cosa, sai che lo devo leggere? Quel libro là, consigliato da un altro ragazzo con cui ho fatto una live su Instagram, anche lui multipotenziale, ho visto che ha delle ottime recensioni e tra l'altro non so se conosci il concetto di multipotenzialità, ma una sola cosa, multipotenzialità, apparentemente cozzano. In realtà una sola cosa può significare una sola cosa per volta. Non l'ho letto il libro, però insomma è un'idea. E lo leggerò, lo leggerò. La tecnica del 5% ai miei tempi si chiamava tecnica del pomodoro. Allora sì, la tecnica del pomodoro è una questione di organizzazione del tempo. Questa la so, la so. No, la so, la conosco. Significa che tu magari devi fare un'attività che dura un certo tempo, ti metti una sorta di allarme, una roba, una re, e te la fai quell'attività per 25 minuti, poi suona l'allarme, perché tecnica del pomodoro? Perché... I timer da cucina tipicamente hanno quella forma a pomodoro, no? La regoli e poi ci siamo il pomodoro. E fai 5 minuti di pausa. Pausa, stacchi, una camminata, una lavata di faccia, una meditazione, quello che ti pare, stacchi. Crollasse il mondo, quell'attività la pianti in asso e fai 5 minuti di pausa. Poi torni, ti fai altri 25 minuti, poi un altro 5 di pausa. Per tutto il pomodoro, e se non sbaglio è un'ora. L'ultimo però, l'ultima pausa sarà più lunga se non erro di un quarto d'ora e poi ricominci se vuoi. Questo. Invece la roba del 5%, ora la dico com'è. Tu hai varie situazioni nella vita che non ti piacciono come vorresti tu. Migliorale intanto solo del 5%. Come dicevo, Okan, ciao. Buttati le cuffiette e fai quella roba lì che non ti piace, ma che comunque vuoi fare tu. Perché se no la potresti delegare magari. Cioè, non è che la devo fare per forza, torniamo al devo. Se tu sei un freelance, ti fa cagare fare la contabilità, da deleghi. Ancora non hai il modo di farlo perché delegare vuol dire anche pagare la persona che te lo fa al posto tuo. Benissimo, ti sei organizzato per far sì che tu possa arrivare a guadagnare quel tanto di più che ti permette di pagare un'altra persona? Se no, non ti lamentare, fondamentalmente. Ecco, può essere le cuffiette. Può essere che palle pulire, non mi piace, lo faccio, mi viene nuovamente la musica, in casa, metto la musica, lo faccio muovendomi, sciogliendomi, così, a livello anche mentale, eccetera. Un piccolo miglioramento, se noi andiamo a migliorare del 5% tutte le aree della nostra vita, mettendole insomma, ci sarà un grosso cambiamento nella nostra vita, nel nostro benessere. Questo è quello che dice.
E anche se ci sarebbe molto di più, perché erano tipo un'ora abbondante di roba, questa secondo me come introduzione ci può stare. Ovviamente mi interessano poi le vostre considerazioni. Ogni volta aumenti la produzione diminuendo il tempo di... Ah, questa cosa della diminuzione del tempo di pausa non la sapevo, anzi della tecnica del pomodoro sapevo che era utile proprio il momento di pausa, perché il nostro cervello ha bisogno di staccare e poi dopo riprende con più attenzione. Invece aia, mi fa male, ho dormito tutta piegata qui, mi fa un male il braccio, ragazzi, mamma mia. Ciao bella cucciola, come va e cosa si parla? Ciao Jenny, si parla del titolo, no, scherzo, sì, si parla del titolo. Nello specifico adesso ho appena introdotto un discorso, bentornato, ho appena introdotto un discorso Alberto, che ho sentito proprio recentemente, o ieri o l'altro ieri, non mi ricordo bene, da un, forse un coach era, sì, americano, Jason qualcosa, che ha a che fare con questo discorso qua, e lui fa la distinzione tra la mentalità del prigioniero in balia, inconsapevole, oh mi capita questo, invece rispetto a quello che lui chiama self leader. In questo libro invece dove volevo arrivare, che è di uno psicologo a sto giro, Rosenberg, vabbè, ne ho già parlato, tra l'altro se lo volete c'è pure il link, c'è il link nei comandi se scrivete libri e ve lo volete accattare. Non parla di self leadership, non parla di prigionieri, che sono temi molto americani, dai, su. Ma per quanto lui penso sia anche americano o comunque sicuramente di lingua inglese, adesso non so di dove, penso che sia americano, Marshall Rosenberg, oh. Parla molto molto bene, scorrevolmente, di sta roba qua. Siccome è un libro lungo, sicuramente oggi non vi parlerò di tutto, però attaccato a questo discorso, secondo me la parte interessante che fa lui è sulla comunicazione, quindi non violenta, aspettate un attimo, è in particolare seconda generalizzazione, sì, è molto da me, seconda, secondo me ne abbiamo superate le due, sai, in realtà, allora, riprendendo questo discorso qua, appunto, le generalizzazioni, dici, ma che problema c'è? Da una parte è chiaro che se io non dico, dire che questa è una tazza si potrebbe considerare una generalizzazione, o meglio un'etichetta, perché sarà dire ogni volta usare 800 parole per dire che è uno strumento che utilizzo per portare una bevanda alla mia bocca, che ha un manico comodo ergonomico, è una tazza, ma di tazze ne esistono un miliardo, non ultima la tazza del cesso. Quindi è una generalizzazione. Quindi non è che bisogna, vada retro! Non è una demonizzazione delle cose, perché c'è sempre una cosa importante da considerare, è un'altra generalizzazione, dire sempre, che è il contesto. Però, che è il contesto. Però ecco, invece la generalizzazione che posso fare io quando dico, è molto da americani questo termine, è stupida, semplicemente, perché, però, ok, nel linguaggio comune molte cose ce le facciamo passare. Nei conflitti verbali le cose sono più complicate. Soprattutto il conflitto spesso è scatenato proprio da questo tipo di uso del linguaggio. Ed è qua che entra in gioco la comunicazione non violenta. O non mi sento di poter dire, e ho visto un mastermind, sì, un webinar anche su questo, sulla comunicazione assertiva, mi sento di dire che siano simili, cioè sinonimi. Avete mai sentito parlare di comunicazione assertiva? Mentre mi rispondete, da un'occhiata un attimino al libro, perché oggi mi sono guardata di nuovo le prime 60 pagine, ma voglio arrivare, no, questa prima parte non è. Avete mai sentito parlare? Intanto vi dico perché è importante, no, mai, ok, vabbè, il linguaggio in generale, le parole che usiamo, come le usiamo, per non parlare a sto giro ancora del linguaggio non verbale,
che lo ricordo, più del 90% della comunicazione avviene in modo non verbale. E a livello verbale mi sembra che siamo intorno al 7%. È una statistica basata su studi, prendete il dato per quello che è. Noi diamo forse a volte molto più peso alle parole che non a come vengono dette. Anche se inconsciamente il come ha un peso maggiore. Cioè noi ci scazziamo, lo percepiamo, cosa c'è sotto, l'emozione un po' ci arriva. Magari però non la sappiamo poi descrivere. Anche il modo in cui esprimiamo le nostre emozioni è molto delicato. E qua ve lo voglio dire, cioè dice, spesso non siamo capaci di dire come ci sentiamo noi in quel momento, ma diciamo tu mi fai stare così. Ad esempio, invece che dire, aspetta perché c'è una bella tabella. Bella tabella. Dove stava? 54. Meno male che sono visiva, ecco, vedi perché faccio fatica io per quanto ami il digitale e lui non ama me, a studiare o leggere su roba digitale, così come anche i miei appunti sull'iPad, perché quello è un foglio infinito che scorri. Invece qua, visivamente, io me lo ricordo se una roba era a destra, in alto, o in una pagina di qua, una pagina di là, capito? Quindi il mio malgrado, per quanto sia meno ecologico, mi trovo meglio con la carta, perché ho un tipo di percezione, di intelligenza percettiva visiva di più. Così è. E poi quanto è figo maneggiare la carta, ditemelo. Vabbè, comunque dice, ecco, bisogna imparare a cioè vogliamo, non è che bisogna, se vogliamo comunicare bene con le persone e anche con noi stessi nel nostro dialogo interiore, che non è da poco, anzi, forse parte tutto da lì, è necessario imparare a distinguere le osservazioni dalle valutazioni. Cosa vuol dire? Anche in positivo. Cioè, anche in positivo, le lodi possono essere una forma, per così dire, manipolativa, quindi violenta, di comunicare. Le lodi, gli apprezzamenti. Come sei bella, come sei brava. Ora vi farò degli esempi. Tratti dal libro, eh. Tipo, dire sei troppo generoso, che con questo troppo in realtà non è un apprezzamento, se vogliamo, perché il troppo non è mai una cosa positiva. Guardare, non giudicare, e non è per niente facile, non è che non è facile, non ci siamo abituati con tutte le eccezioni del caso possibili, perlomeno nella nostra cultura, sin da scuola impariamo ad essere giudicati. Punto. Brava, cattiva, buono, insufficiente, voglio dire, quelli sono giudizi. Il punto è quando il giudizio non è più su quello che fai, ma su quello che sei. Comunque. Dire sei troppo generoso è un modo molto generico per attribuire un'etichetta a una persona, togliendosi completamente di dosso la responsabilità nostra che quel giudizio lo emettiamo. Cioè, non c'è la responsabilità sulla valutazione di chi valuta. La stessa cosa potremmo imparare a dirla in un altro modo, tipo quando, non sempre, ma quando io ti vedo dare ad altri tutti i soldi del tuo pranzo, oppure quando vedo che fai 10 spese maggiori di 100 euro in un'unica giornata, faccio per dire, quando io vedo che tu fai questa azione e la vedo, quindi a meno di aver visto male, se ne può discutere, non è un'interpretazione. Quando tu fai così, allora io penso che tu sia troppo generoso. Quindi lì c'è proprio la presa di responsabilità su quello che tu hai visto e su quello che tu pensi. Questa roba qua, che è un esempio soltanto di tanti che ce ne stanno, si rilaccia un botto a una roba che sto feedback e non giudizi, macri. Stavo proprio per dire, in contesti come la scuola, le palestre, eccetera, eccetera, c'è una cosa che si chiama feedback fenomenologico. Chi ha studiato filosofia conoscerà il termine fenomenologico, ma alla fine non mi interessa neanche adesso entrare nel vivo. Che ho studiato, e in realtà è difficilissimo secondo me, per me, anzi per me è molto difficile da fare, e l'ho studiato al master, e ce l'ho il foglio,
praticamente si basa proprio su un modo di dire le cose. E tra l'altro lui nell'esempio c'era già, non l'ha chiamato feedback fenomenologico, quanto è bello vedere appunto le stesse cose poi chiamate in modi diversi. Il discorso del feedback fenomenologico è questo. Chi è? Oi Casper, benvenuto, grazie mille del follow. Il discorso è questo. Ok, bisogna rimanere su un piano oggettivo. Ho visto che hai fatto questo, ho sentito che hai fatto questo, mentre hai detto questo, mentre hai fatto questo, mentre io parlavo, tu eri così. Ad esempio, ho visto, anzi tu eri così, ho visto che facevi così. Quindi ho visto, ho ascoltato, dopodiché ho immaginato, che ne so, che fossi preoccupato, che fossi pensieroso, e ho sentito quindi a livello emotivo in me disagio, timore. Quindi dobbiamo essere capaci a esprimere i nostri sentimenti, le nostre emozioni rispetto a quello che ci succede. E anche là a volte ci manca proprio il vocabolario, cioè il termine. Non so, riuscite sempre a esprimere con una parola come vi sentite in quel momento? Se sì, bravi, beati voi, anzi. Con una parola. Spaventato, agitato, intimidito, frustrato, oppure felice, gioioso, spensierato, curioso. Riuscite sempre? Questa per me è un'altra cosa complicata. Quindi ho visto che facevi questo, ho immaginato che fosse per questo motivo e io mi sono sentita così. Imparare a esprimere i propri bisogni e i propri sentimenti è la base della comunicazione assertiva, della comunicazione non violenta, del feedback fenomenologico, della pace nel mondo, della pace nel mondo. Un'altra generalizzazione. No, veramente, raga, è troppo importante sta roba. Cioè, non sto facendo una lezioncina. Ah, adesso vi faccio la lezioncina. Sono robe che sto imparando perché a me servono nella mia vita, perché non le so fare. Cioè, perché ho un tipo di comunicazione violenta e anche molto. Ce l'hai con i gatti? E tra l'altro la cosa più grave o grave è quando non ce ne rendiamo conto. Io al massimo dico che mi sento yeah. Ok? Rende l'idea comunque. Comunque non finisce là il feedback fonologico. Ho visto questo, quell'altro, ho immaginato, ho sentito, mentre tu facevi questa azione. Mentre tu facevi così, ho visto e sentito. Mentre tu parlavi con me, ho visto che ti guardavi intorno. Ho immaginato che fossi distratto, ho immaginato che avessi altri pensieri con la testa, ho immaginato che quello che io ti stavo dicendo non era interessante. E mi sono sentito, magari nell'ultimo caso, poco interessante, triste, eccetera. Non quando ti parlo non mi ascolti, punto. Non te ne frega niente di quello che ti sto dicendo, non te ne frega niente di quello che penso, non te ne frega niente di come mi sento. Gliel'hai detto come ti senti? No. E allora? Ma lo deve capire da come mi comporto. Lo dici tu? Vabbè, comunque, mentre tu facevi questo io mi sentivo, ho fatto, ho immaginato, ok. Adesso, in questo momento che te lo sto dicendo, invece, ti vedo che magari mi stai guardando. Oppure ti sei rilassato, sei in una posizione più tesa, sei rilassato, hai una posizione più rilassata. Ti vedo che sei così. Penso che tu ti sia rilassato, magari, o il contrario. Adesso che te lo sto dicendo, vedo che ti sei irrigidito, vedo che hai stretto i pugni, vedo che hai serrato la mascella. Penso che questa cosa ti abbia toccato nel profondo, ti abbia infastidito quello che ti sto dicendo e sento il cuore che mi batte forte, sento una strizza nella pancia o nel sedere, sento gioia, al contrario. Hey Magic, grazie mille del follow. Non so raga, mi seguite? Capire da come mi comporto, io ho l'Asperger, non posso farlo, che è davvero Bloodbane, veramente? Capire come mi comporto, l'ho detto? Ho detto questa frase? E non posso farlo.
il tipo di messaggio in prima persona? È tipo il messaggio in prima persona? Sì, è tipo il messaggio in prima persona. Cioè, noi di base dovremmo. Sempre lì il dovere, l'abbiamo detto, eh. Comunque io non sono una self leader, evidentemente, tornando al messaggio di prima. Per quanto, attenzione, qualsiasi cosa in questo caso stiamo dicendo si può E imparare. non me ne frega un cazzo! Rimani qua! Vedi, ad esempio, questo è un esempio ottimo di linguaggio violento. Oi, ciao Gianluca! Si può imparare, cioè non disperiamoci se, ah, ecco, vedi, io queste cose non le faccio, ah, e ci giudichiamo. Vedi, io faccio proprio così, sono proprio una brutta persona, sono proprio, no, cioè, no, non serve a niente pensare in quel modo là, anzi, forse ci danneggia, piuttosto può essere utile dire, oh, sarà effettivamente a me succede, grazie Devo, Dev Orion, mi sa. Mi succede effettivamente cosa mi posso aspettare? Perché ora ci arrivo alle possibili reazioni degli altri che si sentono giudicati anche quando noi non sembra di giudicare e non ci sembra di attaccare e non ci sembra, ma guardalo come ti pare, all'altro capita, problema suo. Ok, ma forse io posso fare qualcosa per evitare se a quella persona ci tengo e se ogni volta che succede così succede il casino che poi mi si ripercuote pure contro a me. Ora vi leggo. Quindi invece che pensare nel caso oddio, guarda te, che vita sprecata. No, anzi, bene che me ne sono accorto. Bene che riconosco in me questa cosa. E lì si torna alla prima roba che dicevamo prima sulla roba di self leadership. Consapevolezza. Diversamente, ah no, io sono perfetto. Oppure, anche meno, a me sta roba non succede. Io ho modo di comunicare che, ok, forse è così. O forse magari non c'è abbastanza consapevolezza. Magari vi capita durante la giornata, cioè le reazioni degli altri, le reazioni degli altri sono dei grossi feedback che noi riceviamo. Poi sta a noi accoglierli oppure no. Lo tiri per favore mentre parli? Ok, Sì, da che parte? Quindi qua. Da qua questo che l'hai devo già tagliare. Eh iniziato. sì, devi tirarlo. Va bene. Facciamo la fasciatura, il gatto che perde sangue. Sono, consapevolezza. Dopodiché, tornando appunto a quel discorso, dalla consapevolezza ci si assume la responsabilità. Ok, io sono consapevole che ho un tipo di comunicazione violenta Grazie. in alcune occasioni. Chiamatela violenta come vi pare, che do giudizi più che esprimere come mi sento io. Ora ve lo leggo sta particina del libro perché è potente. Appunto. Ne sono consapevole. Cosa me ne faccio di sta consapevolezza? Me ne assumo la responsabilità, Stai lì. prima di tutto. Cioè, posso continuare a fare quello che ho sempre fatto. Guarda, è un libro di Marshall Rosenberg, Le finestre. No! Le parole sono finestre oppure muri? Introduzione alla comunicazione non violenta. C'è il comando del link, se scrivi punto esclamativo libri, ti poppa fuori direttamente il link se ti interessa. È veramente figo, veramente, veramente figo. Prego. Che stavo dicendo? Consapevolezza, responsabilità. È sempre stato così. Ah, ma io ormai, sai, ormai alla mia età. Cosa? Bella scusa. Bravo. È una scusa. Non ne hai voglia. È impegnativo. Figuriamoci, cambiare un'abitudine è impegnativo. Ma tu devi guardare a cosa ti porta, al vantaggio che ti dà e allo svantaggio che ti dà non farlo. Cioè, sprechi più, sprechi, insomma, impieghi più energie a continuare a fare quello che fai, distruggendo relazioni, distruggendo situazioni, anche lavorative, insomma, anche di amicizia, che ne so. E poi cercare di rimettere sui pezzi, cercare di, oppure forse lo stesso impegno lo puoi dedicare per cambiare tu. Boh. È comunque una scelta. Quindi se si sceglie, io di sta roba qua non me ne assumo la responsabilità, sono le persone che non mi capiscono, sono le persone che mi fraintendono, sono le persone che mi isolano, sono le persone che non mi dicono mai di dire la mia, non sono io che non dico mai la mia, sono le persone che non dicono mai la mia, non mi chiedono la mia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non ce n'è responsabilità, sono gli altri, sono gli avvenimenti, è la società. È la crisi, è la natura che fa casino con le stagioni, ma non è mia responsabilità. E invece, no? Consapevolezza e responsabilità, scelta. Ok, me ne assumo la responsabilità. Cazzo, qua è roba mia, questa è roba mia. Cosa faccio?
Voglio cambiare, scelgo di cambiare. Come? Trovo un modo, mi leggo un libro, faccio un corso, mi guardo dei video, ci ragiono su, mi scrivo un diario, mi faccio un video, me lo guardo solo io in cui provo a fare un discorso al mio capo, che è un pezzo di merda, e gli devo riuscire a dire delle robe per cambiare una situazione agghiacciante che c'è sul posto di lavoro senza farlo in modo aggressivo, così lo perdo il lavoro. Cosa fai? Ti guardi, ti riguardi, dici no, guarda, se io vedessi una roba del genere, che emozioni provo? Per dire, questa è una strada. Dopodiché, azione. Se no rimane tutto qua, fuori non lo sa nessuno, non si vede. Donna alfa. Cioè, voglio dire, si può... Allora, l'assertività che dicevo prima non è né passività né aggressività, ma è una roba fichissima, una terza via che sta tra questi due, che volendo si potrebbe dire, questo torniamo al discorso della donna invece italiana, del quale ho visto un webinar recentemente, dopo ve lo prendo l'appunto su quello, magari vi interessa. In realtà ci sarebbe una quarta via, che è quella della manipolazione, ma rientra a pieno titolo nella forma dell'aggressività. Cioè, la manipolazione, per quanti tipi esistono di manipolazione, è comunque un atteggiamento aggressivo nei confronti dell'altra persona, perché non tiene conto, non rispetta l'altra persona. E vabbè, l'assertività sta in un altro posto, appunto, che è un perfetto bilanciamento tra il rispettare le mie esigenze, i miei bisogni, i miei sentimenti, le mie emozioni e le tue. Cioè, non le mie vengono prima delle tue o le tue vengono prima delle mie. Ho un genitore anziano a casa, malato, vecchio, annullo la mia vita per stargli appresso, perché sono il figlio e devo prendermene cura. Dall'altra parte, non me ne frega niente, ti abbandono a te stesso. Mazza, raga, le vie di mezzo, cioè, riuscire a fare quel qualcosa che può permettere a te stesso di stare bene nei confronti di come ti comporti con te e anche nei confronti di come ti comporti degli altri. Ma sta roba, ma perché non ce la insegnano il primo giorno di scuola? Cioè, appena apri gli occhi, ciao bambino, allora devi sapere, appena uno partorisce, op, là, fine. Mentre gli tagliano il cordone ombelicale, inizia già a dire la comunicazione non violenta, la comunicazione a mamma. Cazzo. No, non si potrebbe fare, non magari così giovani, però dico, mo, un pochino, i fondamenti, i rudimenti, no invece. Guardiamo la televisione. Perfetto, lì proprio perfetto, lì proprio il giudizio, l'opinionismo viene esaltato. Perché? Perché tra l'altro a livello proprio culturale, anche lì, ci viene una sorta di soddisfazione, ad esempio, nel vedere la violenza in certi contesti, quali quando il cattivo viene punito. Questo succede anche nei cartoni animati dei bambini. Il cattivo viene più unito solitamente con la violenza. Lì c'è quella sorta di soddisfazione, no? Perché ci hanno detto che i meriti vanno premiati e le robe cattive vanno punite. Cioè, questa roba qua, che è normalissima agli occhi di tutti, altra generalizzazione, o della maggior parte di noi, neanche ci si mette in dubbio, no? È normale. Perché è normale? Perché è normale? Punto interrogativo. Scusate, un attimo, intanto parto. Allora, recupero qualcosa, se mi avete scritto, se no ripetetemi. Mi assento un pochino, uomo, ci mancherai, a dopo. Mi è dato detto che qui si beve, no, che qui si breve un buon caffè con quattro chiacchiere. Ciao, Clark. Sì, io ho la tisana fredda, ma... Aspetta. Sì, è fredda. Comunque sì, si beve un buon caffè se tu ne hai uno. Che dicevamo, non riesco a capire se generalizzo in un discorso, sto giudicando, nel senso, se una persona parla con me di un problema qualsiasi, se consiglio, sto giudicando, dovrei semplicemente non dire niente. Grongo, qua entro proprio nel vivo di quelle, cioè avevo fatto un video su YouTube su questo, che ho chiamato, ma no, non è vero, oddio, che ho fatto, ho spostato tutto qui, ma che disastro. Che si chiamano, vengono chiamate, e io l'ho riportato in un video, scusate, le barriere alla comunicazione. E rientrano pieno titolo nel discorso che stiamo facendo, quindi si può dire. Ah, non è che se fai così stai giudicando, non dovresti dire niente, no. Esiste una cosa che si chiama ascolto attivo.
E non significa assolutamente non dire niente, lo dico come parentesi, nell'ascolto attivo, visto che tra l'altro forse pure nel titolo, sì, rientra il fatto intanto di non cadere nelle trappole della comunicazione, e poi ora ve le dico un attimo. E cosa vuol dire ascoltare in modo attivo? Non vuol dire semplicemente sentire mentre ti pettini i peli delle ascelle, pensi alla spesa che devi fare dopo, fai ta-ta, oppure, eh no, dovresti, la chiudi lì, no? Qualcuno ti parla di un problema, dovresti fare così. Oppure, hai provato a fare così, oppure, ma non hai fatto così, capito, per dire. Ma cosa significa? Ascoltare con le orecchie e con gli occhi. Tra l'altro sta roba mi richiama una roba, io ho studiato la lingua dei segni, che parlano le persone, che usano per comunicare le persone sorde, segnanti, o le persone udenti, segnanti. E non c'entra, però mi è venuto in mente, loro, per dire ascoltami, siccome usano un linguaggio visivo, non fanno così, per dire ascoltami, fanno così, ascoltami. Ora, esistono diversi segni, quindi per chi conosce, magari appunto per ogni città esistono diversi segni, però per dirvi, no? Si può ascoltare tornando a noi con gli occhi, nel senso prestare attenzione all'altro, significa anche guardarlo, osservarlo, intanto perché solo il contatto visivo crea una connessione importante perché si comunica meglio, poi perché capti un sacco di messaggi, prima l'ho detto. Il 90% circa di più della comunicazione è non verbale. Se tu ti soffermi soltanto a quello che senti, ti perdi un sacco di roba. Ti perdi un sacco di roba. Significa quindi ascoltare, osservare, partecipare al suo racconto, facendogli capire che sei lì per lui, lo stai sentendo, lo stai capendo, sei vicino a livello empatico. L'empatia è un termine molto importante. Anche là, ce l'hai o non ce l'hai l'intelligenza emotiva, si può migliorare? Si può migliorare, io credo di sì. Stare vicino alla persona in modo empatico e fare delle domande non per la nostra curiosità o per insinuare qualcosa, ripeto, una maestra in questo, ve lo giuro, ma per aiutarlo magari a lui ad approfondire il discorso che sta facendo, se magari vedete che sta sviando o se magari notate delle incongruenze particolari tra quello che dice e quello che vi sembra stia manifestando a livello corporeo, tipo com'è andato quell'esame? Ah guarda, sono felicissimo, mazza, ha fatto veramente un bel lavoro. Dici, guarda, mentre mi dici questo vedo che stai facendo così, penso che sia per questo e sento di dirti che così, così. Cioè, capito? C'è un'incongruenza, li fai una domanda, ma la domanda può essere utile. Come ti senti in questo momento? Può essere utile a lui. Ecco, questo significa aiutare qualcuno nel nostro piccolo. Può essere utile. Invece, dargli soluzioni, consigli, non lo è in realtà, nella maggior parte dei casi. Poi, chiaro, se sono un medico e il paziente mi chiede un consiglio per la sua salute, forse sì, ma a livello di amicizia è più utile, non siamo counselor in amicizia, siamo amici, ci sta, per carità, però ecco, occhio a dare consigli, occhio a dare consigli, piuttosto di in una situazione simile io ho fatto questo, in una situazione simile se astraggo forse potrei fare così. Vabbè, sono un po' soffermata sull'ascolto attivo perché è importante. La curo, ho sempre avuto questo atteggiamento anche nella narrazione personale, ecco, l'esempio dei genitori sono io, poi per forza di cose interiorizzi un certo vittimismo, sì, crescere in certi contesti per forza ce li fa interiorizzare, cioè è normale, se io cresco in un contesto dove si parla lo spagnolo, imparo la lingua spagnola, ma se voglio imparare anche altre lingue me le vado a studiare, me le vado ad apprendere, ci vado a vivere dentro. Spostarsi da un contesto che ci fa sentire in un modo che non ci piace, cioè, mi sento vittima, mi sento questo, mi sento quell'altro, io non mi voglio sentire così, voglio cambiare, responsabilità, scelta, azione. Parliamo di processi di normalizzazione e prevaricazione silente, quindi non si finisce più, anche perché abbiamo smesso da tempo di ascoltarci. Infatti ora diciamo l'ascolto degli altri, ma per quanto... Cioè, a volte forse è più complesso ascoltare noi stessi, perché l'altro comunque ti dà un messaggio.
se sei aperto appunto ad ascoltarlo, apri le orecchie, apri gli occhi, ti metti là, ok? E ti metti un attimino, entri nel mood. Meglio ancora se ti anticipano, ti devo parlare di una roba importante, ti prepari già a sgombrare la mente ed essere pronto per accettare, accogliere l'altro, per dire. Ma ascoltare noi stessi nel momento stesso in cui succede qualcosa che ci tocca emotivamente è un impegno, cioè ci si abitua. Se non l'abbiamo mai fatto, perché semplicemente nel momento provo questa cosa, appunto, manco me lo chiedo, cioè sento che ho questa emozione, sono incazzata, basta, non me ne frega niente di riflettere sul perché, anzi sicuramente è colpa sua che mi ha fatta arrabbiare, ciao buon pranzo, oh Piolo. E invece le emozioni che nascono in noi sono legate ai pensieri che noi facciamo su quello che abbiamo visto fuori di noi, su quello che una persona ha fatto. Diamo delle attribuzioni, diamo delle interpretazioni, diamo dei giudizi, diamo delle valutazioni e ci incazziamo, oppure siamo contenti. Per quanto sembra assurdo, dici no, ma è oggettivo, cioè la persona è stata cattiva, punto e basta. Cioè, vi voglio leggere delle robe perché sto libro veramente, ragazzi, è un patrimonio veramente fantastico. Gli esempi migliori li leggo, però non voglio perdermi con la chat, vedo un attimo di recuperarvi. Un attimino. Aspetta, anche l'intelligenza emotiva è suddivisa tipo l'intelligenza emotivo-cognitiva. Ho 0 tondo per l'Asperger. Ah, ok. Mentre la mia intelligenza emotiva relazionale è altissima perché l'ho costruita accuratamente. Ma se non mi dice esattamente come stai, non riesco ad empatizzare. Se me lo dice esattamente, sono bravissimo. Bello, interessante secondo me. Grazie intanto per chi insomma sta facendo il cavalier. Come, chi è che è stato? Seven, grazie mille per il tuo ottimo lavoro da moderatore. Khan, ti devo dire una cosa, a me affascina un sacco questa modalità di esistenza che è quella di chi ha l'Asperger, mi interessa e la vorrei approfondire nei miei studi in realtà. Trovo che sia un'altra forma di intelligenza, ce ne sono tante e questa è una di quelle. Molto in generale, comunque dice che c'è una distinzione tra l'emotivo relazionale e l'emotivo cognitivo. Sulla relazionale ci arrivo. Cosa intendi per intelligenza emotivo cognitiva? Cioè significa riconoscere le emozioni tue e degli altri? Cioè a livello cognitivo riconosci un'emozione? E secondo te si può migliorare? Si può capire meglio, tipo se vedo questo segno, questo segnale, questo ad esempio il sorriso lo associamo a delle emozioni positive, il pianto magari no, questo penso che siano gli esempi più lampanti. Il tuo livello di intelligenza emotiva è così zero che non riconosci che la persona che sorride è in un momento di serenità o felicità? Ecco, voglio capire se ti va di dirlo, chiaramente perché è roba tua, se ti va di dirlo io sono molto... No, non sono psicologa, sei la persona, seconda persona che me lo chiede, no. No, però sono cose che mi interessano e che studio. Quello che faccio generalmente io, ascolto, osservo sempre, da qualche tempo mi sto sforzando anche a non consigliare, sto cercando di fare questo lavoro su me stesso. Wow. Ti è venuto così o come mai hai deciso di intraprendere questo percorso? Perché io ad esempio davo per scontato che fosse il modo normale, anzi mi sentivo molto intelligente qua e mi ci sento ancora, ragazzi, perché lo faccio ancora, ve lo dico proprio sinceramente, quando do delle etichette alle persone o a me stessa, perché dico ho capito questo, quell'altro, ho interpretazioni, non ne parliamo. Le interpretazioni, ah sicuramente o probabilmente se è così perché ti è successa quella cosa, c'ho un pelo sulla bocca, mi sta dando, eccolo qua, no? Proprio perché mi interessa la psicologia, pure peggio, mi interessa parecchio questo aspetto della comunicazione che ha conseguenze anche sul modo in cui ci relazioniamo con noi stessi, sì, non solo con gli altri, mi ricorda i processi della mindfulness, sì, come dicevo ho iniziato da poco, ormai un mesetto, fare mindfulness di mattina,
Sì, perché il linguaggio che usiamo con noi stessi è fondamentale. E tra l'altro su questo, ma la musica ormai non si sente più, quasi più. Ero stata ispirata la settimana, no, giovedì, che poi alla fine ho cambiato. Stavo per fare una live proprio su questo. Poi mi sono presa invece del tempo perché è subentrata la notizia di Instagram. Chi non l'ha vista se la va a vedere la live su Instagram, sui social, su qual è. Perché Dalia era stata invitata in una maratona sempre su Twitch e avevano parlato di alcune cose e lui l'aveva fatta ragionare. Se magari dopo volete, se l'ha salvata, non lo so, se è ancora in atto, boh, non lo so, magari lo trovo quel pezzettino. L'aveva fatta ragionare su certe cose che lei si era detta di se stessa. Si era detta delle robe e lui l'ha fatta ragionare proprio in termini del giudizio che si stava dando, dei termini che stava usando. Ho detto, questa cosa, come potresti dirla diversamente se volessi usare dei termini diversi? E già ha cambiato completamente mood. Quindi è potentissimo il linguaggio, soprattutto quello che usiamo nei nostri confronti, perché se noi continuiamo a dirci, molto generalizzando, che siamo degli incapaci, che non cambieremo mai, che non impareremo mai, che ormai sono così, che ormai ho sempre fatto così, che non ho speranze, che non ho possibilità, che non ho scelta, che devo fare così, e ci comporteremo come se dovessimo fare così, come se fossimo così, non fossimo abbastanza di cosà, e via dicendo. La mindfulness può essere utile perché teoricamente ti dovrebbe mettere più a contatto, diciamo là, con il tuo presente, il qui e ora, senza astrarre sempre con questi pensieri che cavalcano in totale confusione, proiettati in avanti, proiettati in futuro, insomma, ti fa rimanere in contatto con quello che c'è adesso, quindi calma i pensieri. Silente ma presente, top. Allora, io non capisco il linguaggio del corpo e non ne ho uno. Non ho neuroni specchio, dunque sono assolutamente insensibile a qualcuno che piange. Non riesco a comprendere se uno piange di gioia o di dolore. Capisco. Effettivamente io prima ho detto che il pianto viene generalmente associato a un sentimento comunque di tristezza o dolore. Pianto di gioia. Sì, esiste anche quello, è vero. Magari, non lo so, sto per dire. Nel pianto di gioia magari c'è un sorriso. Fascinante questa cosa. Il fatto che non hai neuroni specchio, come fai a saperlo? È una caratteristica che hanno tutte le persone Asperger? Scusa l'ignoranza. Trovo molto interessante il tuo insight sul tuo modo di vivere te stesso. Ah no, scusate, parlate tra di voi. Nato con bimbi Asperger, ma chiaramente non avevano una consapevolezza dei propri processi cognitivi, erano piccoli. In generale, molti problemi nel capire la comunicazione non verbale. Molto probabilmente dovuto alla mia natura di persona Asperger. Ragazzi, siete già in due. Interessante. E allora me la vado ad approfondire sta roba, sai? Bene, un po' bene. Nightmare before Pasquetta. Ciao, benvenuto, benvenuto. Come mai è così piccolo l'alert? Un po' piccolo. Ah, ce li hai i neuroni, ma, non fu ma funzionano in modo differente. Sento la presenza dell'altra persona anche dietro a un muro, ma non riesco minimamente a sentire come stanno. Pazzesco. Cioè, no, mi spiace tutti questi commenti, mi dispiace se sono inopportuna, eccetera. Però, ripeto, probabilmente la vostra intelligenza è sviluppata in un modo che apparentemente ti mancano delle cose rispetto alla norma. Ma magari ne hai altre rispetto alla norma. Non lo so, è come una persona che non ha la vista. Ha altre abilità, o l'udito, altre abilità molto sviluppate. Non so, correggetemi se sbaglio, non è un parallelismo adatto, ci può stare. Cosa pensi della critica in sé per sé? Quanto oggi è sbagliato o meno non criticare se non si è esperti o conoscenti di una certa cosa?
quanto è sbagliato non criticare, oppure quanto è sbagliato criticare se non si è esperti. Tu mi rispondi, io faccio finta di essere figo fumando una sigaretta. Ok, parulano. Boh, posto che non sono sicura di aver capito la tua domanda, la critica in sé per sé. Se non si è esperti o conoscenti di una certa cosa, è giusto o sbagliato criticare? Mettiamola così. E bisogna capire cosa si intende per critica, sai, secondo me. E lo andiamo a vedere. Perché no? Perché non lo andiamo a vedere? Lo andiamo a vedere, cioè, critica. Oddio, ne abbiamo tutti un'idea, credo, no? Generica. Ma poi alla fine, che vuol dire davvero? L'attività del critica. E apriti. Lo so che non lo vedete, ve lo leggo io. È l'attività del pensiero impegnata nell'interpretazione e nella valutazione del fatto o del documento storico o estetico. Dal punto di vista gnoseologico. Va bene, questo qua è il discorso. Oppure scritto saggio nel quale gli esamini. No, nel quale si esamini e si giudichi un'opera d'arte. Comunque c'è dentro il giudizio, l'interpretazione e la valutazione. Opera letteraria, artistica o scientifica con particolare riguardo al giudizio e alla valutazione. Ora, vediamo le altre cose. Per antonomasia, la critica, coloro che a un livello professionale cercano di pervenire a un giudizio in materia culturale, considerati in generale o ricondotti nell'ambito di particolari correnti o alla realizzazione con determinate forme, critica romantica, positivista, strutturalista. Il film ha riscosso un grande successo nella critica, quindi a livello professionale, non ne sanno un po', ad esempio. Ancora, linguaggio corrente, nel linguaggio corrente, grazie caseificio, voilà. Nel linguaggio corrente, quindi senza questa roba. Corrente, nel linguaggio corrente, censura biasimo, no? Esporsi alla critica di qualcuno, esporsi al giudizio critico, quindi di qualcuno. Quindi, qua c'è un'accezione negativa, esprime un giudizio negativo, anche se sappiamo che la critica può anche essere non negativa, tipo la critica letteraria, la critica artistica, ma dietro c'è un giudizio, una valutazione. Ora, sei un esperto di quell'ambito? Forse sì, è lecito. Non sei esperto di quell'ambito? In virtù di che cosa parli esattamente? Buongiorno, buongiorno. In virtù di cosa parli? Di cosa? Della tua opinione? Su cosa si basa la tua opinione? O la mia, certo. Di cosa? I tuoi valori? I tuoi valori sono i tuoi valori. Scusate un attimo, perché su questo c'è proprio una parte. Mi piaceva quella parte dei valori. Aspetta. Dov'era? Ma lo troverò prima o poi, va là. Cheat. Raga, usate questi comandi vocali, ci ho perso delle ore per metterli. Questa era la parte del linguaggio. Bello. Sentimenti. Aspettate, non abbiate timore. Aspetta qui, aspetta là. Perché devo metterci delle robine lì, delle etichette. Cos'è che stavo dicendo sui valori? Sto cercando di fare questo lavoro su me stesso perché non sono mai stato un bravo comunicatore. In effetti giudicavo moltissimo e non ascoltavo mai le persone. Dopo gli ovvi riscontri negativi ho capito che dovevo cambiare il modo di comunicare. Perfetto esempio del discorso consapevolezza, responsabilità, scelta e azione. Cioè, wow.
Ciao Doria, buon proseguimento. Credo sia solo per sub. Sì, ragazzi, sono per i sub. 44 anni, ho studiato psicologia all'università. Ho avuto moltissimo tempo di dissezionarmi accuratamente e comprendere come funziona. Ma è un'autodiagnosi la tua? Scusami la domanda, Blood. Il discorso della critica, credo di aver risposto in parte, ma comunque adesso ci torno perché nel discorso ci rientra. L'allero. Hi, bene, bene, bene. Bene, credo di aver essere tornata in pari con quelle. Che palle quando non trovo le cose, guarda. Ah, aspetta. Stava più avanti, vuoi vedere? Mi piacerebbe parlare di questa roba qui che è molto più avanti. Ok, ho avuto il sospetto, è andato da un neuropsicologo specializzato, ho fatto il test. Ok, perfetto, perfetto. Qui dice l'intenzione che c'è dietro l'apprezzamento. Cioè, al di là della critica in accezione negativa, no? Dire a qualcuno sei fantastico non vuol dire niente. Non vuol dire niente. Per quanto sia fatto, no, con un'ottima, credo... intenzione, ti voglio fare un complimento, no? Sei bella, sei fantastica, sei bello, sei fantastico. Qui dice, c'è proprio stato un dialogo con lui, con Marshall Rosenberg, che dice, e non ve lo sto a leggere proprio tutto, però dice che praticamente anche i complimenti e le espressioni di apprezzamento pongono chi parla nella posizione di colui che si atteggia da giudice. Io ti dico, cosa sei tu? Ma dai, ma su, ma è un complimento! Ma magari a me non mi piace, non mi sta, non me lo sento addosso, mi sta stretto, non mi ci riconosco. Non mi ci riconosco e mi fa sentire un impostore. Se tu pensi che io sia così, perché oddio, ma qua pare che io sia un'esperta, pare che io sia bravissima. Mi sento una merda, tipo, no? Per dire, no? Oh, caseificio, mi fa piacere che apprezzi. È interessantissimo questo aspetto, perché... No, vabbè, tu nel dubbio fai un complimento, che tra l'altro è anche una roba che fa parte, volendo della manipolazione, cioè che c'è complimento e complimento. Perché lo fai il complimento? L'allero. Allora, la pratica del lodare. Manipolazione. Ad esempio, ricerche, e qua si dice sempre molto in genere, ricerche scientifiche dimostrano che, e non sappiamo dire quali sono, comunque qua non è colpa mia, è colpa sua. A scuola, prima la curo mi pare, no? Parlava di alunni, non, se fai dei complimenti agli studenti, loro studieranno di più. Se sei un imprenditore o l'ultima caramella, fai dei complimenti ai tuoi lavoratori, loro lavoreranno e produceranno di più. Dice nel libro, sì, ok, ma soltanto all'inizio. Quando si accorgeranno che quei complimenti, in questo caso, erano una forma di manipolazione affinché rendessero di più e non perché effettivamente, allora può darsi che ci sia un tracollo. Dipende come vengono fatti quindi questi complimenti. Allora, invece, quando usiamo la comunicazione non violenta per esprimere un apprezzamento, lo facciamo in modo totalmente gratuito. Non significa che qualcuno ti paga diversamente, ma significa che non lo fai per ottenere qualcosa in cambio, tipo, ciao, sei veramente simpatica, ah, di qua, interessante, molto bene, perché vuoi una collaborazione, perché vuoi un cambio, una roba, un like, una sponsorizzazione, non lo so, per dire, banalmente, quello che succede tutti i giorni su Instagram, per dire. Quindi non si parla di roba campata in aria, roba da studiosi, no, questa è la vita quotidiana. Quindi lo si fa perché stai festeggiando, proprio festeggiando, nel senso gioendo di una cosa. Coraggiami se sbaglio, una lode deve essere accompagnata dal perché la fai. Ad esempio sì, ad esempio il perché. Infatti qua ora ve lo leggo questo pezzettino di dialogo. Beh, proprio perfetto. Sei bravissima. Cosa intendi esattamente? Fammi capire. Cioè, cosa ho fatto di preciso che ti fa percepire a te? Grazie mille Alessandro del follow. Ci arrivo. Non trascenda la manipolazione per forza. Sì, non per forza, è vero. Non per forza, è vero. Il complimento lo si può mettere sul piano oggettivo? Ad esempio, se una... Aspetta.
se una persona oggettivamente fa un buon lavoro, è giusto dirgli di essere stata brava per come ha svolto il lavoro? Allora, buon lavoro, brava e piano oggettivo, nel senso, cosa intendi? Cioè, voglio dire, grazie mille Davide, benvenuto. Facciamo un esempio, tipo, io sono il tuo capo, ti dico, guarda, il tuo compito di oggi è riempire di palline. Grande Davide, grazie mille. Grazie mille del gesto, del pensiero. Quando sento questi pavons che strillano, mi giro tipo... Monella. E il tuo compito è quello di riempire questa cosa qua con 5 palline. Facciamo finta che non è il capo, magari è la maestra con il bambino. È un compito molto semplice, no? Lo fai? Che bravo! Cioè, nel senso... ho visto che sei riuscito a riempire la cosa di palline, hai svolto bene il tuo compito. Però termini come bravo, buono, eccetera, occhio. Aspetta, che adesso ci arrivo meglio quando vi faccio questo esempio qui, che il mio faceva abbastanza schifo, me ne rendo conto. Quando Dio creò l'amore, non mi aiutò molto, ma quando Dio creò te, mi aiutò tantissimo. Ma grazie a Dio per avermi creata. Infatti, proprio mi ha plasmata dalla terra, dalla roba. Alessandro, troppo gentile. A proposito di complimenti. Esempio, se io dico a Ergosia, sei molto bella, ho appena espresso una valutazione sul suo aspetto fisico, esattamente come se l'avessi detto, sei brutta o altro. Se invece dicessi, la live che stai facendo mi sta rendendo felice, io descrivo un mio stato emotivo causato da un'azione che lei sta compiendo. Sì, è molto diverso. Sarebbe bello però... per me riuscire anche a fare dei complimenti che riguardano l'apprezzamento fisico adeguati, perché si può anche far sapere all'altra persona che secondo te ha un bell'aspetto. Non siete d'accordo? Cioè, nel senso, se guardiamo l'altra parte, tu dici a me non me lo dire se ti sembro brutta, non lo voglio sapere, chi se ne frega della tua opinione, no? Però guarda caso, se al contrario dice sei bella, allora te ne frega. Quindi su questo blog io sono d'accordissimo. Però dico, effettivamente, io ve lo dico, quando io ricevo dei complimenti non è che mi dispiaccio. C'è quella sorta di stranezza, di fastidio. Ma intanto non penso mai, ah, che persona di merda questo perché mi ha detto che sono bella, per dire. O che sono brava, o queste cose generiche, quindi ve lo dico. Però può essere utile capire meglio queste cose, che magari riusciamo a comunicare lo stesso messaggio senza magari mettere in imbarazzo l'altra persona. Proprio perché dire a qualcuno tu sei è un po' forte. Dai, bando alle ciance, ve lo dico. Tanto cambiamo canzone. Che non era male, però mi distrae. Aspetta, scatenati proprio. Va bene, leggo ancora questo. Una cosa che ho mal sopporto quando mi vengono fatti finti complimenti con lo scopo di minimizzare le cose quando parlo dei problemi che vivo dovuti all'Asperger. Esatto, ma cosa vuoi che sia? Ma dai che sei un grande pat, dai su, va là. Cazzo ne sai di come sto vivendo io in questo momento? Ma chi sei per dirmi che questa cosa non è così grave? La stai vivendo tu? No. E se anche la stessi vivendo tu, pensi che io la vivo come la vivi tu? Piuttosto silenzio, molto meglio il silenzio. Cambiamo canzone. Poi le intenzioni sono ottime, purtroppo però non siamo capaci a comunicare, perché in realtà in quel momento lì stiamo solo peggiorando la situazione, semmai. Oppure, ma perché non fai così? Ma hai provato a fare così? Parlo ai miei genitori della mia socialità pari a zero e loro ribattono dicendo che ai tempi della scuola avevo varie amicizie, quando sanno bene che neanche uscivo di casa e che non ho mai avuto amici in vita mia, a parte la mia ex. No, raga, sta canzone qua me la ritrovo qui. Ah. Niente, è una di quelle che avevo cercato per un video e non mi aspettavo di trovarla qua. Interessante, grazie per la tua testimonianza, gamer, veramente tanto. È proprio azzeccata, giudizio. Io ragazzi ve lo dico, non sono capace.
Non sono capace di non esprimermi con giudizi, valutazioni, interpretazioni. Magari poi non lo dico, ma nella mia testa fa così perché fa così. Ecco perché ve lo dico tranquillamente. Devo imparare. Infatti sto studiando, vi compro i libri, studio, condivido con voi, ragioniamo insieme. Questo. Vado a cucinare, la curo, ok. Recupero sta live appena finisco perché sta tirando fuori un sacco di cose interessanti. Mi fa veramente piacere. Anche stimolate dai commenti in chat, vero? Infatti vi ringrazio perché... A dopo la curo, grazie mille. Vi ringrazio perché è stimolante anche per me. Ripeto, non faccio video più perché è molto più stimolante per me l'interazione con la chat. Certo, un video ci... esprimo tutto quello che devo dire in un'ora, qua in quattro. In un'ora che poi va tagliata, chiaramente, però... Ma il bell'aspetto è secondario, se vuoi posso dirti così. Vederti oggi mi arreca gioia. Bello, mi piace, molto bello, molto elegante. Che ne so, immaginiamoci, quando ti vedo mi si illumina lo sguardo, sorrido, è molto più d'impatto rispetto a sei bella. Ripeto, non sto demonizzando nulla, ci mancherebbe, eh? Il linguaggio comune, sì, ok, ma possiamo diventare un pochino più consapevoli del linguaggio. Io esprimo la mia felicità per il fatto di poterti vedere, sì, esatto, infatti qua c'è proprio una parte dedicata a imparare ad esprimere come ci sentiamo noi rispetto a quella cosa lì, l'ho detto anche prima. Un complimento sia reale al pari di quanto senti che lo sia. Ehi la Gapid, non lo so come ti chiami, comunque grazie mille per il follow. La musica mi sta un po' invadendo. Yeah. Io. Per ricollegarmi all'esempio della bellezza, se ti dico che sei bella, lo faccio perché dentro di me hai mosso qualcosa. La lode è sincera. Diverso è quando invece lo dico perché voglio semplicemente stimolare la tua reazione senza che dentro di me ce ne sia stata una effettiva. Wow, mi piacciono queste disquisizioni, anche a me. Sì, ad esempio, classico esempio, apri Instagram, apri Facebook, ciao, sei veramente bellissima. Allora, qual è l'intenzione dietro a questo messaggio così a naso, secondo voi? Quale potrebbe essere? Il rimorchio, cioè te lo dico così ti imbuonisco quel tanto che ti fa rispondere, a quella risposta mi posso collegare, andiamo avanti, e poi finalmente ci sposiamo, per non dire andiamo a letto, cose del genere, no? Ah! Non funziona proprio così, o meglio, non credo per tutti, mi auguro. È diverso quando, non lo so, voglio dire, il contesto, ragazzi, Highlander, wow, ciao, benvenuto, grazie mille del follow. È il contesto che fa la differenza. Cioè, se io non mi trucco mai, faccio per dire, non so, penso, oggi mi trucco in un modo diverso, ammazza. Cioè, mica stai veramente bene così, non so, è sempre un giudizio, ma è meno forte di quello esempio che facevamo prima del contatto, sei bella, è chiaramente manipolatorio, cioè lì è un festeggiamento diverso, è una roba diversa, non te lo dico perché così poi ottengo un qualcosa, ma poi qua sarebbe bello sempre delle obiezioni che ci facciano riflettere ancora un po', perché io dico quello che mi viene, che penso, ma poi, ripeto, non è che sia un'esperta, sto studiando queste robe qui per mio interesse e per migliorare me stessa e mi piace condividerlo. Da quanti bot oggi? Mannaggia, è vero, tornato Violo. La cosa peggiore di tutte è quando ricevo complimenti gratuiti solo perché parlo della mia depressione. Ah, perché è una tematica che almeno in Italia è ancora parzialmente tabù e viene sempre minimizzata. Sì, aspetta che devo cambiare canzone. Che... ed essendo minimizzata è sempre raro che se ne possa parlare in modo libero con un interlocutore. Probabilmente il fatto che insomma, per dire, ad esempio, questa cosa, no? Molte volte in cui hai parlato di depressione, i tuoi interlocutori hanno minimizzato la cosa. A seguito di questo tu hai... Cos'è che hai detto? Che termine hai usato? È sempre più raro che se ne possa parlare in modo libero, cioè permettimi, senza offesa, chiaramente non è assolutamente me. È forse
mi sembra, leggo questa frase e penso che questo è il tuo modo per dire che per te è sempre più difficile parlare in modo libero di questo argomento, dal momento che per tua esperienza, quando l'hai fatto, la cosa è stata minimizzata. Poi magari è un'esperienza comune anche ad altre persone, ma giusto per entrare nel... Ho tratto la tua frase per fare un esempio pubblico, diciamo, per tutti. Comunque, complimenti gratuiti per minimizzare, lì la persona probabilmente sta manifestando tutto il suo disagio rispetto a un argomento che non conosce, credo. Io anche spesso mi sento a disagio quando una persona mi parla di un disastro che stava passando e dico, che cazzo le dico? Cosa le dico? Dai su che ce la fai, ma cosa ne so io che ce la fa o non ce la fa? Piolo lo stampiere? Ha regalato un abbonamento! Anzi, due! Dark Leech! Grazie mille! Grazie, grazie, grazie mille! Stavo pensando che ieri mi è arrivata la notifica di qualcuno che mi ha regalato un abbonamento da Bugalalla. Non so se era Dark Leech o un altro Dark. Comunque grazie Piolo, mannaggia. Ti voglio tanto bene. Mi piacerebbe però se le persone si sentissero così coinvolte, così partecipi, così vogliose di sostenere. Ha regalato un abbonamento ad Abicocca. Immeritatissimo, immeritatissimo. Giudì Piolo, basta. Grazie mille Abicocca che si va a regalare. Vabbè, non c'entra, io me lo faccio anche regalare sul canale di Abicocca, però mai. No, dico, sarebbe veramente bello per me come feedback se nel corso del tempo riuscissi a conquistare i vostri cuori così tanto che spontaneamente le persone decidano di sostenere il canale. Spontaneamente, l'ho già detto, però apprezzatissimo, grazie Piolo, veramente. Non so se rendo l'idea. Io ho avuto la fortuna di avere una madre molto sensibile e attenta ai sentimenti altrui, quindi sono riuscito a crescere tenendone conto e, per esempio, oggi da sposato amo sempre dare un senso alle lodi che esprimo a mia moglie. Che bello! Ovviamente vale per chiunque. Che bello! Ah, io l'ho detto già che queste cose non le so ancora fare, quindi continuo a esprimere apprezzamenti continuamente. Sei una persona meravigliosa perché sei depressa. Sono 20 euro, complimento non gratuito. Ah, fantastico! Fantastico, sì, cavolo, sì, 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 sì. Esperienza, persona racconta un'esperienza tragica che le è accaduto, che le è accaduta in modo autentico, spontaneo, manifestando le sue emozioni, quello che vuoi. Reazione, sei veramente una bella persona. Guarda, se sono vicini ti abbraccerei, sei veramente... Ma che cazzo ne sai se questa è una bella persona? Ti sta raccontando un episodio della sua vita. Poi magari è una pessima persona. Ma il fatto che entri, che susciti delle emozioni in te, delle emozioni di tenerezza, di pietà, di simpatia, non fa di lei una bella persona. Quelle sono emozioni tue. Scusatemi se su queste cose... Perché anche là, a me capita anche partecipando ad altre dirette. Ma che bella persona? Bello, no, capisco le intenzioni, capisco, ma lì non sono arrabbiata, è un movimento interno a te, senti un piacere, senti una vicinanza, senti del calore e dici questa è quella persona che me le sta facendo provare queste emozioni, quindi questa persona è una bella persona. Non è così, magari è vero che è una bella persona, a parte che cosa vuol dire essere una bella persona, però, niente, devo leggere questa roba, è roba nostra. Se qualcuno dice che quando mi vede le si illuminano gli occhi, gli dico di smetterla perché se continua poi mi acceca. Devo andare via purtroppo con largo anticipo, senza dubbio recupererò in serata il resto della live, mi fa molto piacere, anche semplice ascoltarti, parlare di varie tematiche migliora la giornata. Ah, che bello! Gamer, mi fa molto piacere. A livello emotivo, ovviamente, dire vederti mi ha causato una reazione fisiologica di erezione potrebbe non essere appropriato anche se sincero. Certo, hai reso l'idea, sì sì. Che non significa mentire a se stessi, mentire agli altri, celare robe. Ah no, meglio essere diretti. Sì, puoi essere diretto senza essere invadente o essere aggressivo. Puoi dire in modo diretto,
anche la frase che hai detto, ad esempio, Blood. Poi dipende dalla persona, dipende dal contesto, non glielo dici al colloquio di lavoro, alla tizia che ti ha fatto, che ti sta facendo il colloquio, sai, vederti mi ha causato una reazione fisiologica di tipo rettivo, no, non glielo dici, cioè non è che tutto quello che pensiamo va detto per forza, cioè il contesto giusto per dire le cose, il momento giusto per dire le cose, fa ridere che queste cose le stia dicendo io, sì, sì, succede. Finisco bannato. C'è uno splendido video sulla differenza tra empathy e sympathy della dottoressa Brené Brown. Si possono mandare link? Sì, sì, lo puoi mandare. Tra empatia e simpatia. Esatto, penso che tu ti riferisca a quello che stavo dicendo prima. Esatto, lo dico con parole mie, poi magari lo guardiamo anche il video. Cassa 20 euro. Ad esempio, entrare in empatia con qualcuno, punto. Se, tanto più la persona ci sta già simpatica. Abbiamo tante cose in comune. Sì, c'è Abby che guarda la mia diretta, ma mai? La persona ci sta simpatica. Ciao Clarissa, abbiamo un sacco di cose in comune, eh? È più facile per me entrare in empatia con quella persona. Oppure non abbiamo niente in comune, l'ho appena conosciuta, ma va a toccare subito quelle emozioni mie. Talala. Ehi, come mai? Torniamo al nostro balletto? Ehi, ehi. Tu prova ad entrare in empatia con una persona che ti sta sul cazzo, che ti ha insultata, che ti ha fatto del male, che ti ha attraversato la strada, che ti ha tagliato la strada, che... Devi dire qualcosa? È lì che si vede quanto sei empatico. Facile, se no. Facile. Facile. Carina. Sono entrata per farmi regalare il sub e poi sono uscita. Sei stata molto carina. Ho detto che Paolo, se non avesse conosciuto Twitch, lo sarebbe miliardario probabilmente. Ah. L'ho rovinato, è colpa mia. Non ti sente nessuno, credo, però. C'è uno splendido video. Can, mettilo pure. Comunque sta indietrissimo la città. Mo indietrissimo. Sì, eh. No, siamo finito. Entrare in ergosia con qualcuno. Abbi carina. No, ho finita la chat, non sono indietro. Non mai. Va bene, Can, mettilo pure. E però adesso la stai seguendo? Grazie, l'hai messo, l'ho visto. Stai seguendo? Si sente da. Me se senti? L'ho aperto, eh. L'ho aperto, però prima vi volevo leggere sta robina qua. Sono così contenta di questa live che per me è tipo interessantissima. Ah, ma mai? Mi sento! Ma cosa fai? Fai vedere le parti intime di Attino? Le parti intime, siete state una piacevole scoperta e lo dico con senso di causa, grazie mille Caseificio. Sì, ma che nome di merda che c'hai. Ma però, non ti permettere di insultare. In effetti quando uno ti dà una brutta notizia non sai come. Aspetta, mi sento un attimo distratta, la smetti di mostrare l'intimità, le pudende. Se si sta zitti si può rischiare comunque di offendere perché può essere inteso come menefreghismo. Madonna raga, è difficile, sì. Anche lì. Cosa stai facendo? Stai facendo vedere lo sponsor che sei tu? Questa live è gentilmente offerta da Abby Cocca. Se volete comprare il mio merchandising, vi lascio il link in chat. No, sì, il link in chat, esatto, al mio PayPal personale, Deborah. Si scherza, ovviamente. No, raga, ascoltate un pochino questo dialogo che vi riassumo. Oh, allora, a seguito di un incontro, il dialogo seguente illustra come possiamo trasformare la lode in un apprezzamento che abbraccia tutte le componenti. E non ve le ho dette le componenti. Ciao Saturno, ma mi poppi fuori solo per salutare la Bicocca. Scherzo, ma apprezza. Scusa, cosa vedono i miei occhi? Mi bannate a Bicocca per piacere. IG a Bicocca. Guarda che sei veramente pessima. Guarda lì, voilà. Mamma mia. Va bene, allora, tre componenti. Ascolta. Nell'espressione dell'apprezzamento. Ovvero, cosa dobbiamo. Cosa è utile dire e enfatizzare? Le azioni che hanno contribuito al nostro benessere. Il cosa hai fatto che ha contribuito al mio benessere. Io ti dico a te
cosa apprezzo dicendoti che cosa tu hai fatto che ha contribuito al mio benessere. 1. 2. I nostri particolari bisogni che sono stati soddisfatti da quell'azione che tu hai fatto, che al mercato mio padre comprò. 3. Questo è tipo un TikTok perfetto. I sentimenti piacevoli prodotti dalla soddisfazione di quei bisogni. Cioè, solitamente, invece che fare questo, che sarebbe la formula perfetta per fare un apprezzamento, si dice: tu sei bravissima. In realtà nel nostro cervello, nel nostro cuore, tutto quello che è successo è: io avevo un bisogno, quella persona l'ha soddisfatto facendo questo. Si estrae tutto dicendo: tu sei bravissima. Veramente no. Vabbè, poi è una generalizzazione, nel senso, una persona che lo fa di mestiere molto competente, ha aiutato 1 milione di persone, si può dire che per ognuno di loro abbia avuto una soddisfazione, ognuno di loro abbia avuto questo, la soddisfazione di un bisogno, di un desiderio, eccetera, allora dai. Però, occhio, perché che ne sappiamo noi se quella persona è bravissima, è bellissima, è magnificissima, è fantasticissima, sensibilissima. Ah, sai, sei molto empatico, sì, sei molto intelligente. Ma tu che cavolo ne sai? Vi voglio leggere il dialogo, arrivo. Allora, mi si avvicina alla fine di un seminario. Lui è uno psicologo, ok, non perdetevelo. Questo dialogo. Marshall, lei è magnifico. E lui, no, vi prego, facciamolo tutti nella nostra vita. Il problema qual è? Intanto che sono logorroica, 1. 2, è che in realtà un dialogo di questo tipo l'altra persona pensa, secondo me, e questa magari è una mia interpretazione paura, ma chi cazzo me l'ha fatto fare di farle un complimento a questa? Potevo stare zitto, guarda che pippone che mi sta attaccando. Ecco il pippone. Però, lei è magnifico. E lui risponde. Non risponde grazie, punto, e la cosa finisce lì. Risponde: non riesco a ricavare dal suo apprezzamento tanto piacere quanto vorrei. Perché? Cosa vuol dire? E dice: nel corso della mia vita sono stato chiamato con una molteplicità di aggettivi, ma non mi ricordo di aver mai imparato niente di importante dal sentirmi dire che cosa sono. Anzi, semmai, perché no? Vorrei, a volte, cioè, cosa sei? Un insieme di aggettivi, un insieme di etichette, un insieme di parole che mi ha dato qualcun altro. Che tristezza. Ma che tristezza, ma io l'ho vissuto in prima persona, poi non so voi. E il problema è che sei solo quello, è un casino. Allora, vorrei imparare, allora aspetta, sentirmi dire che cosa sono dagli altri. Vorrei imparare dal suo apprezzamento a trarne piacere, ma avrei bisogno di più informazioni. Quindi gli dice: non mi accontento che mi dici sei magnifico, mi servono altre informazioni. Che minchia vuol dire che sono magnifico? E risponde il partecipante: che cosa? Allora, anzitutto vorrei sapere: 1. Che cosa ho detto o fatto che le ha reso la vita più bella? Oh, sei magnifico. Che cosa ho fatto? Non cosa ho fatto per essere magnifico. Cosa ho fatto per meritarmi questo complimento? No, cosa ho fatto perché tu, perché la tua vita sia migliorata in qualche modo, insomma, questo è il senso. Risponde: beh, lei è così intelligente e siamo a 2. E prima mi dice che sono magnifico, ora per spiegarmi perché sono magnifico mi dici che sono intelligente? E lui risponde: temo che lei mi abbia appena offerto un altro giudizio che mi lascia ancora a domandarmi che cosa ho fatto per rendere la sua vita più bella. Raga, cioè, questo sta pensando: ma mio, che me l'ha fatto fare? No. Oppure sta pensando: mazza, sta roba qua è stimolante, perché effettivamente mi sta facendo capire delle cose che magari mi vengono utili. Ci arriviamo alla fine, al punto, ma basta ancora poco così. Ci pensa un po', guarda un po' gli appunti che ha preso durante il seminario e dice: vede, sono state queste due cose. Queste due cose sono state quelle che mi hanno fatto dire: adesso la mia vita è più bella, no? E dice: ah, lui dice, Marshall Rosenberg, quello che lei apprezza, non che io sono, è il fatto che ho detto queste due cose. Risposta: sì. Oh,
Che relax! E questo è già un primo pezzo. Ho avuto un feedback su una cosa che ho fatto che a quella persona è servita. E non sono meraviglioso e non so perché. E se si sbaglia, in verità non sono meraviglioso e faccio cagare, per dire. Paranoia. Uno, cosa ho fatto io? Poi vorrei sapere come si è sentita in associazione al fatto che ho detto queste due cose. Ok, io le ho dette. Come ti sei sentita in associazione al fatto che io le ho dette? Risposta: speranzosa e sollevata. Quindi io adesso so che ho detto queste due cose che per qualche motivo hanno reso quella persona più felice. In particolare, come si è sentita speranzosa e sollevata. Ora vorrei sapere quali sono i suoi bisogni che sono stati soddisfatti dal fatto che ho detto queste due cose. Se ti sei presa la responsabilità di venire da me, appiccicarmi addosso un'etichetta perché ti faceva, ce l'avevi lì e non te la potevi tenere dentro, me l'hai voluta vomitare addosso dicendo tu sei meraviglioso, adesso se permetti mi apprendo io la responsabilità di scavare a fondo e capire che cosa diavolo intendi quando mi appiccichi addosso questa etichetta. Quindi ecco, quindi ti dico non solo cosa, non solo come ti sei sentito, ma adesso grazie, per favore dimmi anche quali erano i tuoi bisogni che sono stati soddisfatti da questa cosa che io ho fatto. E risponde: ho un figlio di 18 anni con cui non sono capace di comunicare, ho cercato disperatamente qualche direzione e queste due cose che lei ha detto mi offrono la direzione che stavo cercando. Grazie, grazie. Quindi riassumendo, invece che andare a dire oh lei è meraviglioso, un'altra cosa potrebbe essere, unendo questi tre aspetti che sono importanti, potrebbe essere: Marshall, quando lei ha detto queste due cose, e te le faccio vedere quali sono queste due cose, mi sono sentita molto speranzosa e sollevata perché cercavo un modo per creare una connessione con mio figlio e queste due cose mi hanno offerto la direzione che cercavo. Non so se rende la potenza, scusatemi, di sta roba qua. Cioè, perché non ci abituano a fare così? Vai da uno, ah sei brava, ah sei bella, ah sei qua, ah sei là, cioè delle zavorre addosso, tutte queste etichette, sono bella, sono brava, sono qui, sono lì, e magari quella persona non ci si sente. Per me è molto più utile, e ditemi voi come la vedete sta roba qua, dire oh mica, io quando ho detto questa cosa, ad esempio, vi adoro, ma ad esempio, ripeto, io queste robe, prima di leggerle, manco me ne rendevo conto. Sei bravissima, in diretta ti ho vista, sei bravissima. Wow, grazie. Ma poi in realtà io sapevo che cosa avevo fatto di buono e che cosa magari un po' meno, però tutto sommato veniva fuori un bravissima. Cosa posso migliorare, cosa vi è piaciuto, cosa portare, dove insistere. No, so solo che sono bravissima. Ok, sono bravissima. Non so perché, ma se me lo dice lui. Poi magari invece il fatto che... E là, Sofì, grazie mille del follow. Magari invece me l'ha detto una persona o due, tutti gli altri no. Mazza, però, gli altri no, allora non sono bravissima. Piuttosto, Deborah, guarda, quando hai letto quella frase sulla differenza tra osservare e valutare, madò, mi si è aperto un mondo perché mi sono accorta che io continuavo a fare questa roba qua a fin di bene, ma causavo dei problemi nella relazione dicendo questa frase qua. Ora ho modo di rifletterci su. Allora io capisco che cosa ho fatto, capisco che tu avevi il bisogno di capire questa cosa, capisco che te l'ho soddisfatto, minchia se cambia, mizzica se è diverso, raga. E le parole, la comunicazione, quanto cambiano, e vale anche al contrario. Qua abbiamo parlato dei complimenti, ma al contrario, se invece che dire tu sei una merda, tu sei egoista, tu sei disordinata, no, tu sei, non mi ascolti, mi sento ignorata, ad esempio la differenza tra il manifestare un sentimento proprio e l'usare il mi sento come in realtà diminutivo, sinonimo di penso che, mi sento che oggi piove, non è un sentimento in realtà, no? Quindi c'è questa doppia accezione, invece mi sento triste è l'espressione di un sentimento, di un'emozione. Questa parentesi per dire dicevo anche al contrario, no? Ecco, infatti ve la voglio far vedere, quella che stavo guardando prima di non vedere, ve la voglio leggere di tabella.
distinguere le osservazioni dalle valutazioni. Sergio rimanda sempre le cose, rimanda sempre le cose a domani, e lui procrastina, lui rimanda sempre, no? Invece si potrebbe dire: Sergio, tipo mio figlio, studia per gli esami soltanto la sera prima, nel senso, rimanda sempre, fa sempre, sei sempre. Piuttosto è molto più oggettivo dire: io ti vedo, sei davanti a me, tu ti metti a studiare, oggettivamente apri il libro il giorno prima dell'esame. Punto. L'altra persona non si sente attaccata, gli stai riportando un qualcosa. Dipende dal contesto, dipende da... Le parole sempre e mai, ogni volta che, esprimono osservazioni e non valutazioni, solo quando sono usate in questo modo. Ogni volta che io ho visto Giorgio al telefono, lui ha parlato per almeno 30 minuti. Non Giorgio parla sempre per 30 minuti almeno al telefono. Cosa ne sai tu di come fa le conversazioni quando tu non ci sei? Però ogni volta ti prendi la responsabilità di quello che hai visto. Oppure, non mi ricordo, io non mi ricordo, che tu mi abbia mai scritto. Perché magari ti sfugge che quella volta l'ha scritto. Non mi scrivi mai! Accusa! A te sembra una cosa oggettiva. Oh, guarda che oggettivamente non mi scrivi mai. No, non cambia niente, invece cambia tutto. Perché se tu dici io non mi ricordo il messaggio in prima persona, prima qualcuno lo diceva, e non il messaggio tu sei, tu fai, ma io non mi ricordo che tu mi abbia mai scritto, sinceramente, mi sbaglio? Cioè, capito? Sono usate come esagerazioni e in questo caso osservazione e valutazione viene mescolata. Sei sempre occupato. Non ci sei mai quando ho bisogno di te. Piuttosto, ecco, vedi, queste parole provocano spesso un atteggiamento di difesa anziché favorire l'empatia. Espressioni come spesso e raramente, anche, non solo il mai e il sempre, pure spesso e raramente, che sono così generiche, spesso che vuol dire? Che è spesso, come tanto e poco, tanto di che? Poco di cosa? Più o meno di che? Qual è il termine di paragone? Il tuo? Ma il tuo chi se ne frega? Raramente fai quello che voglio. Piuttosto, su Saturno, su Saturno, benvenuta, to, e quello, insomma, non importa il sesso. Raramente fai quello che voglio. Troppo generico. Beh, magari abbiamo un senso diverso di ciò che è raro, di ciò che è spesso, di ciò che è... Piuttosto dimmi. Le ultime tre volte che ho proposto un'attività, tu hai detto che non volevi farla. E che ti dice l'altra parte? Raramente fai quello che voglio. Oppure, non fai mai quello che ti dico di fare. Non è vero, non è vero, perché anche tu, anche qua, anche là, anche quella volta, invece quella volta l'ho fatto, bla bla bla. E tu, no, non è vero, l'hai fatto solo perché, l'hai fatto solo per qua. Boom, presa la traiettoria della fine, della guerra infinita. Basta, persa. Piuttosto, guarda, faccio notare che le ultime tre volte ti ho chiesto questa cosa, tu mi hai detto no, non posso. Cosa vuol dire? Che non possiamo mai dire di no? Se no siamo cattivi? Ma ci mancherebbe altro, dobbiamo imparare a dire di no. Magari può essere utile, si dice, la negoziazione, nel senso, guarda, adesso sto facendo la diretta, abbi pazienza, mi libero alle 4, alle 3, alle 5, oppure sono libera domani, sono libera nel weekend. No, non posso adesso, ma mi farebbe piacere aiutarti, ci sono domani, oppure no, non mi fa piacere aiutarti, vattela a cercare da qualcun altro aiuto, lì dipende, insomma, quanto ci teniamo con la persona. Ultimamente sto cercando di capire come comunicare un mio sentimento malessere su qualcosa ad una persona senza aggredirla e farla sentire sotto attacco, a volte mi risulta molto difficile. Qua la mano, ti capisco benissimo, oddio, anche là, cosa ne so se ti capisco veramente benissimo. Capita anche a me di sentirmi in questo modo, di sentirmi così. Ho fatto un casino, vabbè. E un attimo, magari ci arriviamo. Abicocca si sente FMMA. Ah, mi sento femmina, vabbè. Leggendo un passo ad un amico di un libro di Rosenberg chiamato Superare il dolore tra di noi, ho riaperto il dialogo tra una madre e un figlio che non si parlavano da 20 anni. Appunto, grazie Vlod, l'importanza del dialogo.
poi magari torna a casa e ci riflette, esatto. Lì sul pezzo la persona non pensa, ma do stimolante, andrà sulle difensive perché sentirà che la sua comunicazione è fuori luogo o inefficace. Vabbè, su Saturno io ho usato, come al mio solito, un tono di merda per leggere la parte in cui lui dice... aspetta, dimmi un attimo che cos'è che ho fatto io per farti sentire così. Lo dico sempre, no, come, ah vabbè, sì, vabbè, ma cosa cavolo dici, fammi capire, lasciate perdere il mio tono e quanto sia impossibile questa richiesta. In realtà sicuramente l'avrà detto con un tono di sono sinceramente curioso di sapere che cosa ho fatto per farti sentire così bene. È diverso, molto diverso. Imparare a dire di no senza spiegazioni è stato l'investimento più importante che ho fatto sulla mia persona, salute mentale. Certo, nel senso, in realtà, secondo me, non è che bisogna giustificare i nostri no. No, non ci sono. Però un conto è dire, ciao, ci vediamo oggi. No. Boh, ci avrà qualche scazzo, si è incazzato con me, è arrabbiato, sta male, oddio. Un conto è dire, guarda, oggi ho già preso degli impegni, non ti devo dire perché e per come, non ti devo giustificare nulla. Magari ci sentiamo domani e ti faccio sapere per la prossima settimana. È diverso, è un impatto diverso. Cioè, magari tanti litigi scaturiscono proprio da quel no. Ma ero di fretta, t'ho scritto di fretta. Tu mi hai scritto di fretta, mi hai buttato addosso un quintale di roba con un no. La cura un attimino, piuttosto di dire, guarda, ti rispondo tra 5 minuti. Oppure, non ho il tempo ora, ma ti dico quando ce l'ho. Abbiamo molte cose in comune, dici, Clarissa? Ok, per quello che dicevi prima. Ok, in questo caso intendo, perfetto, perfetto. E poi nel frattempo mi dimentico cosa vi volevo dire. Vediamo chi è stato attento. Giudizi... Mi è venuto in mente, raga, incredibile. Sì, qua ci sono le frasi, diciamo, sbagliate e giuste. Prendiamole con le pinze, queste due parole. Tipo, al di là, ecco, vedi? Al di là delle idee di sbagliato e di giusto c'è un campo. Vi incontrerò là. Questa è la frase di un poeta, Sufi Rumi. Vabbè, mi è caduto l'occhio. Volevo dirvi, appunto, le frasi, come possiamo rivederle, no? Invece che tipo... qua dice proprio introduttivo, siamo abituati a dire, no, l'insegnante mi ha dato troppi compiti, quanto è cattivo l'insegnante, già da piccoli, no? Oppure mi tagliano la strada, idiota, ok. Invece che questo linguaggio, pensiamo, comunichiamo nei termini di che cos'è che non va negli altri. Noi comunichiamo nei termini di cosa non va negli altri, no? Puntiamo il dito, non va bene, non va bene, non va bene. Oppure... nei termini di cosa non va in noi, perché non comprendiamo o non reagiamo cosa ci piacerebbe fare. E anche quello, chiaramente, come dicevamo prima con la cura, se non sbaglio, è un giudizio invece autoinflitto. Cosa non va in me se non riesco a fare questo e quell'altro, ok? Concentriamo la nostra attenzione sul classificare, analizzare, determinare livelli di torto, anziché sull'individuare quello di cui noi e gli altri abbiamo bisogno e non otteniamo. Cioè, ci focalizziamo più spesso, in questi casi, qualcuno, molte persone, io, su cosa non va in te, cos'è che stai sbagliando. Seven, grazie mille per esserci stato, non ti preoccupare, grazie davvero e alla prossima. Tanto c'è Piolo qui che fa il lavoro da mod, anche lui è un cavaliere dei pounds, quindi non ti preoccupare, siamo in buone mani, grazie mille. Appunto, è molto più immediato, più facile anche, no? Non è colpa mia se io mi sento così, sei tu che sei stronza, sei tu che sei questo, sei tu che qua e là, fai così, mi fai sentire, mi fai stare. Quindi, hai torto facendo questa cosa. E invece quello che noi inconsciamente stiamo vivendo in quel momento è, io ho un bisogno che in questo momento non viene rispettato. Anzi, magari viene, appunto, non emerge la soddisfazione di questo bisogno. Ma ce l'ho io. C'è un aspetto di responsabilità da prendere in considerazione, no? Tipo, ad esempio, la stessa cosa può essere vista da due cose diverse. Ad esempio, la mia compagna
se la mia compagna vuole più affetto di quello che io le do, per me lei è dipendente e piena di esigenze. Se invece sono io che vorrei più affetto di quello che mi dà, allora lei, sempre lei, è fredda e distaccata. Ragazzi, sto leggendo. Anzi no, è staccata e insensibile. Distaccata e insensibile. Quindi, se lei, se io la percepisco distante, è fredda. Se lei mi percepisce distante, è troppo esigente. Due pesi e due misure. Oppure, se il mio collega è sempre tutto curato, si cura molto, è un narcisista, puntiglioso, nevrotico. Se io mi curo più di un altro collega, è sbadato, disorganizzato. Questo possiamo usarlo in qualsiasi ambito, cioè. In casa mia, se io sto più attenta a dove appoggio le cose, sono più ordinata di un'altra persona che non lo fa. Se una persona invece vado a casa sua ed è ancora più attenta di me, è troppo esagerata. Perché il metro dei giudizio sono io, certo. Aspetta un po' che qua la musica è volata nel cielo degli arcobaleni. Quindi, tutte queste analisi che noi facciamo delle altre persone, dice Rosenberg, raga, io questo libro me lo voglio imparare a memoria, poi non lo so, sono tragiche espressioni dei nostri valori e bisogni. Sono tragiche, tipo le nostri bisogni e i nostri valori sono lì sotto, noi non ce li cacchiamo, strillano, tipo, dai, perché non te ne accorgi che questo è un bisogno tuo, una roba tua? Viene espresso tragicamente nel tu fai così, tu sei cos'ha. Cosa ne pensate di questa roba? Aumentiamo le difese e le resistenze ed è proprio da parte di quelle persone il cui comportamento ci interessa. Allora, quando esprimiamo i nostri valori e i nostri bisogni in questo modo, ovvero nei termini del sei tu che non fai, sei tu che mi fai star male, mi fai soffrire, aumentiamo le difese e le resistenze ovviamente dell'altra persona, che non capisce che ci sentiamo il modo in cui noi stiamo, sente solo dirsi tu sei, tu fai, tu sbagli. In realtà quello che c'è sotto non lo può sapere, noi gliel'abbiamo detto, ma manco noi l'abbiamo ancora capito, reso verbale, quindi reso cosciente, consapevole, consapevolezza, tutto quanto. Quindi attribuendo con la nostra analisi un torto, probabilmente, ecco, vedi, il massimo che può succedere è che se noi andiamo avanti per questa strada, se queste persone accettano di agire in armonia con i nostri valori e perché concordano magari sulla nostra analisi che attribuisce a loro un torto, cioè guarda, io te lo spiego perché tu sei disordinata, vedi, è per questo motivo, per questo motivo, magari dall'altra parte senti, dice, guarda, va bene, hai ragione, probabilmente lo faranno per un senso di colpa, per paura magari di perderti o per vergogna. Mi sento una merda perché a quanto pare sono veramente sporca, lezza, disordinata. Ma fare le cose perché l'altra persona te lo dice e tu ti senti per questo motivo in colpa ti vergogni o per paura, come ti fa sentire nei tuoi confronti uno e nei confronti dell'altra persona due? A lungo andare le conseguenze sono un calo di simpatia nei tuoi confronti da parte di quella persona che hai il quale comportamento hai contribuito a modificare attraverso, diciamo, la colpa, la vergogna, diciamo, queste cose qui. Per di più la persona stessa risponderà meno empaticamente nei confronti dei tuoi di bisogni a quel punto, perché tu non hai risposto empaticamente nei suoi confronti. Tutta una roba spesso inconscia, e però succede. Poi qua fa una differenza tra giudizi moralistici e giudizi di valore, che vanno bene. Giudizi di valore, chi uccide è malvagio, la violenza è cattiva. Dovremmo essere stati agevolati ad un linguaggio che agevola l'espressione dell'empatia, imparando ad articolare i nostri bisogni anziché insinuare l'idea di torto quando essi, i nostri bisogni, non sono rispettati, anche perché i nostri bisogni sono solo nostri. Però invece che dire la violenza è cattiva, in questo caso potremmo dire temo l'uso della violenza per risolvere i conflitti,
apprezzo la risoluzione dei conflitti attraverso altri mezzi, ad esempio. Cioè, cambia solo il linguaggio, ma in realtà nel linguaggio cambia tutto. Ad esempio, sei disordinata può diventare quando ci sono troppi oggetti intorno a me, la mia vista, quello che vedo per me è caotico, quindi mi sento sopraffatta delle cose, ciao Emma, che ho intorno a me, mi agito, mi nervosisco, sto male, e spiego cosa significa per me stare male, è molto diverso dal dire sei disordinata. Vi torna? Ogni qualcosa che si discosta da quello che noi facciamo viene giudicato perché riteniamo la nostra scelta come ideale e vogliamo proiettarla sugli altri, last century. Sì, poi in realtà diciamo che tra noi e noi spesso siamo molto autocritici. Però davanti agli altri non si ha mai, no? Davanti agli altri metro di giudizio. Con noi stessi peggio giudici della vita. Non è sempre così, esistono anche altre varie tipologie di pensiero, ma diciamo che questa forse è una, diciamo, più che generalizzazione, magari è una norma statistica a livello proprio di... Ehi, Dat, ciao! Tuoi pesi... Ok. Mi sta piacendo? No, ditemelo sinceramente, ragazzi. Io sto impazzendo. Ciao Marco. A me mi fa impazzire questa roba qua. Uno, perché c'ho tutto da imparare. Due, perché imparo. Teoricamente è già qualcosa. E poi uno prova a metterlo in pratica. Quando l'emozione è alta è difficile metterlo in pratica in quel momento. Bisogna allenarci costantemente. Diciamo che soprattutto quando le emozioni non sono troppo alte. Riassuntino, guarda. Allora, praticamente, partendo da due webinar che ho visto per mio interesse personale e da questo libro qui di uno psicologo, Marshall Rosenberg, che parla di introduzione alla comunicazione non violenta, parliamo di questo, nel senso del giudizio che diamo agli altri, anche quando non ce ne rendiamo conto, con gli esempi che ho fatto, spero che sia passato il messaggio, che così come... i giudizi, diciamo, cosiddetti negativi, anche le lodi, anche gli apprezzamenti possono essere in qualche modo aggressivi da attribuire a una persona. Sembra, ah vabbè, cosa fai, la delicata? No, ascoltando la live, volendo farlo, io le lascio salvate al momento, anche per chi non ha la sub, ma non sarà sempre così, perché... Insomma, penso che dagli esempi si capisca come rendere la stessa cosa, lo stesso messaggio si può comunicare con un vocabolario diverso, con un uso di parole diverse. E questo fa una grossissima differenza, sia quando pensiamo tra noi e noi e ci diamo addosso, ci infliggiamo il peso di queste etichette, come fanno a non starci strette, non lo so, sia quando ci parliamo con qualcun altro, sempre o comunque spesso nei termini del tu sei, tu mi fai stare, a causa tua io sono così, è colpa tua se io, oppure anche d'altra parte devo fare così, sono in dovere di, ma hanno detto che devo e non posso scegliere, non voglio fare così, e non voglio fare così, non ora, magari dopo, imparare a dire di no, imparare a manifestare i propri sentimenti senza aggredire l'altra persona, quindi anche comunicazione assertiva, imparare ad ascoltare l'altra persona per poi comunicare a nostra volta basandoci su quello che è stato detto e fatto, perché abbiamo detto anche che la comunicazione, Rachel Martini, benvenuta, che la maggior parte della comunicazione è non verbale. Non so se ho riassunto tutto perché abbiamo detto un botto di robe. Certo che mi sta piacendo, è sempre interessante leggere e apprendere su aspetti inconsci della nostra mente. Anche per me è interessante. Tanto sotto cosa ci sono? I wannabe Backstreet Boys? Che hai studiato? Complimenti per la scelta del nick. Scusami, bevo un attimo. Mi faccio ridere che parlo di comunicazione
efficace, di ricorsione non violenta, di non dare giudizi, di non dare... E poi prendo per il culo la gente e abbi pazienza, ti chiedo scusa. Se hanno un va detto, faccio fatica a leggere il tuo nickname, così me ne assumo io la responsabilità, ok? Non dico che hai un brutto nickname. Tasti a caso, ma sì, immagino. Vabbè, comunque, ho studiato, diciamo, nel mio percorso di studi tradizionale, universitario, pedagogia, quindi scienze dell'educazione, della formazione, magistrale di pedagogia, più un master in counseling che si basa fondamentalmente su queste cose qua, l'ascolto attivo, la comunicazione efficace, eccetera. Non contenta, mi faccio dei corsi miei per mio interesse, o mi guardo dei webinar, o mi guardo dei libri, tipo quello di cui stiamo parlando oggi, che appunto è questo, che è di uno psicologo, per approfondire magari dei temi che incontro nel mio percorso di studio e che dico, sta roba me la voglio approfondire. Non perché così la so e la posso dire su Twitch, o perché così poi posso fare quella che lo sa. No, perché così magari imparo a farlo nella mia vita e miglioro qualche aspetto che è da migliorare. Ma è da questo libro che abbia imparato a descrivere nel dettaglio agli haters come leccare le palle? Temo di no. Andrea, ciao, benvenuto, grazie mille del follow. No, allora Abby questo libro non l'ha letto. In realtà, uè, why you, uè, ciao, benvenuto. Quindi, no. Allora, si giudica perché si ritiene di essere superiori. Ma psicologia cognitiva, che bello, benvenuto, Awa. Si giudica perché si ritiene di essere superiori con il bisogno di rivendicarlo, altrimenti siamo noi in difetto. Sì, io credo di sì. Stavo pensando se nel caso si giudica anche perché si ritiene di essere, per quello che possiamo pensare che valga il termine superiore o inferiore, usando parole tue, anche se si ritiene di essere inferiori per tipo a livello manipolatorio magari, non lo so, per contrattaccare o cose di questo tipo, come autodifesa, eccetera, eccetera. Ma perché siamo così complessi, Madonna Santa? Però è figo, sennò sai che noia. È sempre positivo migliorare se stessi. Sai che secondo me tanti non ne hanno voglia, è perché è anche molto impegnativo. Diciamo, a me chi me lo fa fare? Ma io sto così comoda a casa, sul divano, c'ho la mia routine e non me ne frega niente di migliorare. Però positivo per me lo è, per me lo è. Mettersi in gioco al suo perché è superiore nel senso di aver scelto meglio, aver fatto scelte migliori. Ho fatto un corso un paio di giorni per il lavoro riguardo la comunicazione. Devo dire che è stato piuttosto interessante. Che lavoro fai, Dat, se ti va di dirlo? Comunicazione potrebbe essere o roba d'azienda o roba al pubblico, che poi può essere anche comunicazione social, quindi tutt'altro, boh, chissà. Allora, credo me lo sia perso questo aspetto. Non venne sorpresa per apparenza. Non so di cosa stai. Omofobia, no, non so di cosa stai parlando. Ah, sì. Molto spesso in realtà credo sia il contrario. Il senso di inferiorità nella maggior parte delle persone tende a tirare verso il basso gli altri piuttosto che innalzare se stessi. Allora, vedi, è quello che dicevo io. Tra l'altro, no? È un po' come il discorso del ma se tu stai bene, sei felice, sei appagato, forse ti viene anche voglia di aiutare l'altro anche a tirarsi un po' su con le sue gambe. Non vuol dire ti tiro su io, no, però appunto, invece che affossarlo, al contrario. Se invece vivi una merda, può esserci che la frustrazione venga riversata sull'altro, come abbiamo fatto prima negli esempi. Ora mi fate venire in mente un'altra roba che ho letto, perché qua poi mi saltano in mente le cose. Allora, tipo, vabbè, questo sì. Neghiamo la responsabilità delle nostre azioni quando, per ricollegarci al discorso iniziale del self-leader, del cosiddetto self-leader o del cosiddetto prigioniero di se stesso,
Neghiamo la responsabilità delle nostre azioni quando le attribuiamo, le nostre azioni, le nostre, le attribuiamo a forze vaghe, impersonali. Ho pulito la mia stanza perché dovevo, vabbè, senso del dovere kantiano qui credo. La nostra condizione o la nostra diagnosi o la nostra storia personale o psicologica. Bevo perché sono alcolizzato. A me verrebbe da dire sono alcolizzato perché bevo. Ma qua c'è appunto, bevo perché sono alcolizzato, oppure non provo a capire cosa provi perché non è una critica, però mi viene in mente l'esempio, non è nulla di personale, non provo a capire cosa stai provando, magari chiedendotelo, perché sono Asperger, non lo capisco, fottiti, cioè, capito? Veramente, non nulla di personale. So che in chat abbiamo delle persone Asperger. Sono contentissima di avervi qua. Mi è venuto questo esempio. Anzi, se non è opportuno, ditemelo. Questo. Poi, neghiamo la nostra responsabilità delle nostre azioni anche quando le attribuiamo alle azioni altrui. E qua sono incazzata perché tu sei disordinata. Sono incazzata perché hai fatto tardi. Sono incazzata. Oppure, non solo sono incazzata, ma qui c'è un esempio dal quale mi dissocio categoricamente, ma sto solo leggendo un libro, quindi lo leggo, che dice, aperte virgolette, citazione, quote, I'm reading, ok, ci siamo capiti Twitch, ho picchiato mio figlio perché è corso per strada. No, tu non hai picchiato tuo figlio perché lui è corso per strada, tu l'hai picchiato perché in quel momento hai scelto di picchiarlo. Lui ha corso per strada. O peggio, quando si sentono cose allucinanti, come l'ha uccisa per gelosia, o l'ha violentata perché era vestita in abiti succinti. Cioè, non c'è questa cosa di causa-effetto. No, non c'è. Tu hai scelto di farlo. Punto. Spero che siamo tutti d'accordo. E le pressioni del gruppo. Ho iniziato a fumare perché lo facevano tutti i miei amici. Perché me l'ha detto il mio migliore amico. Perché? Perché? No, 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 no. No, 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 no. È una tua scelta. E questa roba qua del responsabilizzarti mi fa rosicare da paura. Lo faccio anch'io. Sì, capita. Però quando poi te ne accorgi, e io me ne accorgo di più quando lo fanno gli altri, chissà perché, mi fa rodere proprio tanto. Oppure impulsi incontrollabili, veri? Ruoli di genere. Detesto lavorare, ma lo faccio perché sono un marito e un padre. Detesto lavorare, ma lo faccio perché sono un e lo devo fare. Ti devo sospendere per questa infrazione perché questa è la politica della scuola. Regole e regolamenti. O infine, credo, sì, impulsi incontrollabili. Sono stato sopraffatto dal desiderio di mangiare un pacchetto di caramelle. No. Hai scelto di farlo. Qui loro hanno usato l'esempio della gola, io ho usato quello dell'omicidio, va bene, va bene. Ci siamo voluti in quel modo. Molte persone, molte di queste fallacie cognitive sono strascichi che ci portiamo dietro dalla nostra evoluzione, sì. E la nostra evoluzione, ok, dalla nostra educazione attuale, ancora più ok. E però, anche là, mi hanno cresciuta così, mi hanno educata così, mi hanno insegnato così, a scuola, in casa, mi hanno insegnato così. Beh, che non è una scusa. Oh Alex, grande, tu sì che sei un pawn e te la pavoneggi la grande, fantastico, grazie del follow. Tutte ste scuse, raga. Cioè, secondo me ci fa sentire ridicoli e basta. Cioè, ce la raccontiamo da soli, va là. No, sai perché sono gli altri, io sempre stato così, sono abituato così e quindi ora decidi di cambiare, sempre stato così fino ad oggi, adesso decidi di cambiare, non vuol dire adesso riesci a cambiare, però intanto hai deciso di cambiare, quindi fai qualcosa per cambiare, se no non ti lamentare. E su questo sono dura, sono rigida, ma quello che penso, proprio perché tutta questa roba io ancora devo imparare, quindi posso ancora... che posso, lo faccio, scelgo di farlo. Mia nonna avrebbe condiviso questa frase sui figli.
T'ho lasciato perché quando stavo con te stavo troppo bene e non facevo niente. Ah, bella. Molto bella. Molto bella. Questa sei te con le frisk. Ah, sì, la scelta di mangiarle. L'ho finita, l'ho finita. La mia psicologa cerca di insegnarmi il contrario. Interessante, cioè a deresponsabilizzarmi un po'. Ok, argomento interessante perché io tendo a prendermi la responsabilità di qualsiasi cosa accade nel mondo. Grazie mille per averlo detto, perché stavo basando tutti i miei discorsi su uno dei due estremi, senza considerare l'altro. Quindi grazie, vedi perché faccio le live. Grazie, Emma Gaia. Vero, su certi aspetti anch'io. Anche di più in passato tendevo ad assumermi troppo la responsabilità, che poi anche di troppo è un mero giudizio, ma molta responsabilità, per quanto invece sempre di più sto imparando che alcune cose non sono controllabili, alcune cose accadono. Quello che però noi possiamo controllare, l'ho detto all'inizio della diretta, è come noi reagiamo alle cose che accadono di per sé. Possiamo influenzare l'andamento delle cose? Su molte sì, ma che domani piova oppure no, non lo posso influenzare io. Oddio, se vogliamo, nel mio piccolo posso contribuire, non lo so, proprio forzatamente, a il benessere del clima, all'ecologia, affinché le stagioni, le robe possano muoversi in un certo modo piuttosto che in un altro, ma una goccia in un oceano forse, ok? Non vuol dire che non sia utile quella goccia, ma per dire. Però io posso decidere sempre come reagire alla spinta o all'insulto di una persona, sempre. Quindi la nostra responsabilità è sulle nostre risposte, non su quello che succede nel mondo o nella nostra vita. My opinion, my two cents, com'è che si dice? E non so se la tua psicologa sarebbe d'accordo su questo. Si sfocia pericolosamente verso il principio di autorità. Uomo, cosa intendi con il principio di autorità? Aiuto? Diciamo che il giudizio vuole per forza di cose mettere un competitor in cattiva luce, sì. Togliersi un rival di torno in tempi passati dava enorme vantaggio riproduttivo alla sopravvivenza, vero? C'è anche questo aspetto qua proprio antropologico, antropologia, roba di evoluzione della specie dal punto di vista della cultura. Sì, non è una scusa. È bene sapere da dove si siano originate queste nostre tendenze. No, 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 certo, sì. Zatman, hola, benvenuto. Sì, certo, non ti stavo dicendo che fossero scuse le tue, però sì, è bene saperlo. Bene, sappiamo da cosa partiamo, fa parte della consapevolezza. Benissimo, va benissimo. Ciao El, no, non studio nello specifico psicologia per dire all'università. Ho fatto un percorso di studi vicino alla psicologia, che è quello della pedagogia, però questi argomenti mi interessano molto e fanno parte del mio percorso di studi. Faccio un master in counseling. Mazze e Panelle fanno i figli bel, Flocky. Fanno i figli spaventati. Li fanno spaventati e agiscono perché hanno paura di prendere le mazzate se ce l'hanno, se no se le prendono. Ma poi non so se hanno capito davvero perché fare un qualcosa può essere meglio, se non al fatto di evitarsi una punizione. Il complesso dell'eroe. Comunque, raga, questo è figa. Another you. Chat faker. Chat faker. Figa sta canzone. La rimetto nel caso perché l'ho sentita solo adesso. Ero così presa dal flow. Ricordo che sto ascoltando musica senza copyright. Grazie a questa versione beta detta soundtrack by Twitch. Il principio di autorità è quella tendenza di eseguire un'azione o di esternare un pensiero particolare perché. Ah, sì, abbiamo visto anche la cosa degli di quell'esperimento che c'è stato, che si infliggeva una scarica elettrica alla persona che stava dall'altra parte perché te l'aveva detto la persona alla quale attribuiva autorità.
Ne abbiamo parlato in un'altra diretta poi. Allora, il principio di autorità è quella tendenza di eseguire un'azione o di esternare un pensiero particolare perché una persona o un ente che sta sopra di noi ce lo indica in maniera imperativa. In questo modo, inconsciamente, compiamo l'azione, ma ce ne discostiamo in termini di responsabilità. Perfetto, sì. E intanto i gatti litigano. No, giocano. Quello terribile è il collare. Vabbè, lasciamo perdere. Elisabettiano. Esatto, esatto. Walter, ciao, benvenuto. Cioè, non sono io, tipo, immagino, no, nel lavoro. Il capo mi ha detto così e quindi io te lo riporto così. Un conto è riportare una cosa, un conto è agire facendo quel qualcosa che ti hanno detto, e quel qualcosa che vai a fare va contro i tuoi valori. Però dici, vabbè, non è responsabilità mia, me l'ha detto lui. Sì, però l'hai fatto tu. Un po' come ai tempi, no? Non so se sta cosa rientra nel libro La banalità del male, che non ho letto, ma ho sentito parlare, di Eckhart. No, oddio, come... non mi ricordo. Il discorso anche a livello proprio di epoca storica del nazismo, a livello storico, la deresponsabilizzazione, perché la legge diceva questo, imponeva questo. Io non ne sono responsabile. Ah no? Boh, non lo so mica. Me l'ha detto il mio superiore, anche se io non volevo, e quindi l'ho fatto. È stata una tua scelta farlo, appunto. Fanno i figli pecora, va bene. Coercizione. Ma il gatto che sta a fare? Stanno giocando. La gorgiera. No, allora, siccome questo gattino qua è arrivato da poco, questo che vedete così, gli hanno dovuto amputare una zampa, un pezzettino finale della zampa, e siccome lui continua a leccarsi, a togliersi la crosta, è di Hannah Arendt. Credo che parli anche di Hannah Arendt, ma il nome del libro, scusa, l'autrice del libro, se non erro, inizia con la E il suo cognome. Mi vedi, c'ho ste robe visive. Vabbè, comunque, figo quello, non so, interessante, figo non lo so, ma interessante. Come si chiama? Ah, ma veramente di Hannah, ragazzi, La banalità del male, forza. Ah, tra l'altro qua c'è il video di Blood. Lo metti? Sì, allora prova Vinted. Questo stivale, ad esempio, sulla differenza tra empatia e simpatia. Però, Blood, se ci sei ancora, dimmi un po', l'ho riassunto sufficientemente bene il concetto o va visto il video secondo te? La banalità, che poi mi ricordo benissimo, ce ne ha parlato il nostro professore di pedagogia generale, Gennari, che uomo di cultura, e dicendo che, obiettando sul titolo, il male non è per niente banale. Eichmann è il soggetto di cui si parla nel saggio. Allora ho fatto un'inversione. Eh sì, sì, sì. È un saggio di Hannah Arendt. Io mi ricordavo che parlasse come soggetto di Hannah Arendt, invece Eichmann probabilmente era proprio, esatto, il gerarca nazista. Vabbè, ho fatto, cos'è, un lapsus questo, boh. Ho fatto un qui pro qua, un qui pro qua, un chip chop. Vabbè, ragazzi, scusatemi. Grazie, meno male che siete acculturati. Lei lo ha intervistato per realizzare il suo studio. E sicuramente, allora, vedi che cade a fagiolo. Cosa diceva questo generale, gerarca fascista? Magari ha provato a non assumersi la responsabilità della situazione. Anche show. In Italia non c'è posto, esatto. Tra l'altro una roba ghiacciante, tra le tante che sono successe. C'è stata quella barca in mare per tanti giorni, a metà, non proprio a metà, però tra l'Italia e Malta, e se la sono rimbalzata, no? È responsabilità italiana, no? È responsabilità di Malta, no? Di qua, no? Di là, e stavano, no? Per dire, lì. E infatti in tanti sono morti. Datwitz è una lei, però. Oh, perdonami, Dat. Uomo, ma tu la conosci? O l'ha detto? Mi sono persa. Scusa, Dat. Le ha parlato di come gli bastasse dare gli ordini e se uomini eseguivano senza esitare. Anzi, aggiungendo pure crudeltà, infierendo. Sì, vabbè, ma l'avete visto il film? O comunque avete sentito parlare della storia del G8 che c'è stata a Genova?
Cos'era il 2000 e? Che cos'era il 2010? Diaz. Eh? Diaz. Eh? Diaz. Sì, è la scuola Diaz. No, l'anno, che anno era? 2011? 2010? 2011, 2001. No! Certo, certo. Oh, ma ti ricordi che anche mentre guardavamo il film continuò? Ma guarda che è pazzesca sta roba, cioè. Io mi ricordo benissimo che ero alle medie. E alle medie avevo 11 anni. Il 2011. E quindi niente, continuo a fare questo errore. Sì, sì, per il G8. Appunto, se avete visto magari il film documentario che ha fatto bene, si vede come poi la... Non lo so perché. Questa cosa sull'infierire, l'infliggere ancora più crudeltà, sì. Emerge in diverse situazioni. Insomma. E tra l'altro mi viene in mente un esperimento proprio di psicologia che è stato fatto, chissà quanti, però abbastanza famoso, ma non mi ricordo più il nome, e ne abbiamo parlato in una diretta scorsa. L'esperimento, se non mi sbaglio, era fatto così. Setta. Ah! Ma è carbonizzata! Un po' cotta. Ben cotta. Mi dai! E... Bacino. Capito? Bacino. No, in realtà volevo un rossetto perché se ne sta andando. Non me lo dai. No, io... Ultima delle elementari, prima media, mi sembra. Mi sembra prima media. No, forse ero in quinto. Non mi ricordo. Vabbè, raga. Questo esperimento qua, se non mi sbaglio, raga, era... era fatto così. Chi c'è? Oh, Hellcat, ciao, benvenuto. Ma aspetta, benvenuto, ci sei da un po', se non mi sbaglio, in chat. Comunque, grazie del follow. Era fatto così. Degli attori, da una parte. Il tizio dello sperimento, il capo dell'esperimento, dall'altra parte. E l'esperimentato, l'intervistato, quello sotto prova davvero, l'unico inconsapevole, lì inconsapevolmente... Stava lì e gli dicevano: guarda, tu adesso devi schiacciare questo pulsante, o addirittura era una levetta, sì, una roba di, in crescita, e siccome davanti a te c'è una persona cattiva, un ladro, non lo so, mi ricordo benissimo, ha commesso degli errori, tu devi infliggergli una pena attraverso la scarica elettrica che gli vai a dare. Non mi ricordo se... sì, il... chi gestiva, chi orientava l'esperimento, gli diceva: aumenta ancora, aumenta ancora. Ciao Light, ciao il Techblin, anche detto Light per gli amici, ormai no, Lite, no. Bentornato. Quello, dall'altra parte, la persona fingeva di avere delle scariche elettriche, se non mi sbaglio non era vero, ma lui non lo sapeva, quindi secondo lui le stava infliggendo. Hola, storto, benvenuto. E lì l'esperimento è stato questo, basandosi sul fatto che lui, la persona autoritaria che gestiva l'esperimento, o meglio, probabilmente non era un esperimento ai suoi occhi, era una cosa che doveva fare. Ecco, Milgram, eccolo, sì, siamo tornati a parlare di quello, esatto. Ma peccato che sei arrivato soltanto adesso, hai detto tante cose interessanti, credo. Questa riletta, però si riallaccia sul tema della responsabilità. Quella persona lì, perché lui è responsabile di questa situazione, mi dice di farlo, sicuramente va fatto, e giro la manovella e gli infliggo delle pene tipo scariche elettriche potenti, senza sapere che in realtà non c'erano davvero queste scariche potenti. Un salutino alla cocca che sta di là. Quindi questo esperimento era simile a quello di Stanley Milgram sulla scossa elettrica, sono molto simili nella conduzione, da come ne parli, guarda, probabilmente è quello, e ti ho detto, non mi veniva il nome, e poi essendo una cosa che ho studiato il primo anno all'università, quindi 11 anni fa, probabilmente mi sono inventata anche qualche componente di questa cosa. Se... adesso dare un morsichino alla pizza. Ehi! Ciao Steffi Gioia! Che bello averti qua! Benvenuta! Scusate se sto facendo una sorta di mukbang, non è voluto. Non lo è.
Ah, era un esperimento di errore ricompensa. Ok, non sulla supposta malvagità. Vabbè, sicuramente ho messo insieme due esperimenti, vabbè. Se sbagliavo una sequenza numerica veniva data la scossa. Sì. Ti consiglio di guardare le 5 scimmie delle banane. Esperimenti con le banane e le scimmie ne hanno fatti veramente tanti, Elcat. Mi sai dare qualche informazione in più? Si chiama proprio esperimento delle 5 scimmie delle banane. Tanto me lo vado a cercare su YouTube. Se sbagliavi... Oh. Alla fine si è scoperto che le persone accettano purtroppo di non discutere mai l'autorità se essa ha una divisa, è vero, che sia scientifica o militare. Questa cuta? Sì. La scala è banale. Ah. Ne ho un vago ricordo. Il fatto che non collaborano, ma competono. Vabbè. Comunque poi me lo vado a vedere, anzi me lo sono aperta. Quindi ditemi un po'. No, non qua. Ah sì, giusto. Se cercavano di prendere la banana venivano punite. Ah, ok. Qui c'è scritto le quattro scimmie, esperimento. Lex, benvenuto, benvenuta, non so. Grazie del follow. Mentre mangio la pizzetta, qua dice 5 scimmie e una banana. Ce lo guardiamo, 1 minuto e 59. Vedi articolo dello stesso. Ah! No, a Piaget non c'entra niente. Esperimento di Ash. Scimmie, test di intelligenza. Vabbè, dai, proviamo, condivido lo schermo. Quella dove aggiungono nuove scimmie ma si picchiano comunque. Dopo la loro volta attaccavano la scimmia appena arrivata che cercava di prendere la banana. Ah già! Ogni volta che cercavano di prendere la banana, getto d'acqua fredda. Poi facevano entrare una nuova scimmia che non lo sapeva e andava a pigliarsi la banana. Le altre invece imparavano, meglio se non le tocco queste banane, perché qua ci fanno la doccia fredda. E quindi per prevenire il fatto che la scimmia nuova andasse a prendersi la banana, pestavano. Però va bene tutto, ma siccome non siamo scimmie, proprio perché abbiamo fatto una live sulla comunicazione, ci sono anche altre strade, ecco, così per dire. Perché mi hai taggato Techblin in privato? Ah, mi hai mandato il video in privato, ok. Dippy, ti farebbe complimenti per l'acuto. A Dippy non mi segue mai, non interessano le mie dirette, si vede. Dove aggiungono? Aia, aia. Ecco, fecero esperimenti anche solo con uomini, solo con donne, scoprirono che non era dovuta a comportamenti di genere o sesso. Vabbè, ma allora non so se ce lo guardiamo, perché mi è venuto in mente, l'abbiamo spiegato. Ok. Mangio il resto della pizza. Ehi! Ciao Doria, bentornata. Mi sto un attimo nutrendo. Aspetta un po'. Comunque ragazzi, mi prendo un attimo di pausa dal discorso principale per dirvi che l'altra volta ho nominato diverse cose che sto facendo e a sto giro mi sono premurata di metterle anche a vostra disposizione, nel senso che, come vi ho detto, oh, non mi dire che mi è arrivato l'accredito di qualcosa. Messaggio della banca. Messaggio della banca. Dai, fammi sognare, banca, fammi sognare. No, pagamento autorizzato. Niente, non è arrivato nulla, solo uscita roba, come al solito. Potrebbe essere interessante farlo vedere al pubblico. A proposito, hai mai sentito parlare dell'esperimento della fogna comportamentale? No, no Light, mi spiace. Dai, va bene, lo facciamo vedere al pubblico. Aspetta allora che apro Twitch, che non ce l'ho aperto. Dicevo, mentre intanto apro il video, l'altra volta, al di là del fatto che vi ho parlato di questo libro e di quell'altro, e se vi interessa il libro potete acquistarlo su Amazon. Mentre intanto apro il video,
direttamente dal link, come avete visto che è questo qua, vabbè. Al di là di questo, l'altra volta avevo parlato anche di due collaborazioni che sto portando avanti. Ma non libro, dai Deborah, su, libri, va là, libri. Ecco, sono questi due libri, uno dei quali ne stiamo parlando oggi. Le altre collaborazioni, sono molto contenta perché ho fatto appositamente i comandi, è questa. Comunico, perché questi ragazzi sono una startup che creano siti web professionali a prezzi molto accessibili rispetto ai prezzi comuni, ne ho parlato anche su Instagram, quindi ho messo qua per chiedere informazioni, c'è il link diretto e ve lo suggerisco se conoscete qualcuno, insomma, che ha interesse o voi avete interesse a crearvi un sito web, soprattutto per il discorso del siamo in un momento particolare a livello proprio di microimprese in Italia, molti negozi, molte realtà fisiche sono in difficoltà, l'idea di optare sul il web potrebbe essere una cosa interessante a livello di e-commerce, eccetera. Questo. E l'altra situazione della quale vi rendo partecipi, anzi l'ho già fatto, è che a gennaio ci sarà una settimana intera di formazione totalmente online su tutto ciò che è il digital, il marketing, il social, la community, siamo tutti ragazzi, siamo in tanti. È un evento molto grande, si chiama Italia's Growth Talent, quindi riprende il gioco di parole. E anche su questo ho un codice sconto per partecipare per i biglietti, insomma. E questo è il riferimento. Italia's Growth Talent con lo sconto del 20%. Se vi interessa partecipare, questo è il link. Ve lo dico perché ne ho parlato e mi sembrava giusto anche darvi dei contenuti per farlo, se vi interessa. Cos'è che mi avete scritto? Ti linko anche il video sulla behavioral sync in privato. Ma Techmin, non mi ricordo. Sì, linka, grazie. Ma non mi ricordo, tu che studi avevi fatto? Il problema degli esempi, degli esperimenti comportamentali è che vanno sempre contestualizzati. Esatto. Un conto è fare un esperimento in un ambiente asettico, che è quello sperimentale, un conto è la vita reale fuori, senza considerare il fatto che spesso gli esperimenti, principio di Eisenhower, mi viene in mente qualcosa, sono comunque anche inconsciamente, anche volontariamente, anche quello che ti pare, condizionati da appunto il contesto e da chi ci sta dentro quel contesto. Se c'è lo sperimentatore, se sai che sei durante un esperimento e lo sperimentatore ti osserva, non ti comporti uguale come se fossi senza lo sperimentatore. C'è un principio, c'è un nome, sta roba qua, non me lo ricordo. Sono testimone di un esperimento di come possono cambiare la mente i videogame. A furia di giocare su League of Legends come support per anni, ho cominciato a mettere il bene collettivo prima del mio bene. Cosa che prima non accadeva. Ma davvero? Davvero? Ma questa è una cosa positiva comunque. Non è proprio un esperimento, che diciamo che ci sono dei canoni per portare avanti un esperimento, però la tua esperienza è questo, sì. Esperienza e esperimento. Mi interessa un po' di tutto, ma i miei studi sono stati scientifici. È possibile resettare la mente di un uomo? Non lo so. Mi viene in mente The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Se mi lasci ti cancello, tipo. Però lì non resetta la mente, resetta i ricordi legati a una persona in particolare. È un film. Guarda, è andato via tutto il rossetto, brutto. I risultati non sono stati mai ottimi. Invece a livello di tipo incidente, perdita della memoria, oppure gravi malattie neurodegenerative, Alzheimer, cose di coma. In quel caso non so se si può usare questo termine, resettare la mente, però insomma ti faccio presente queste situazioni. Elettroshock, barbiturici, sì, vabbè. Se sbatti forte la testa e non ti viene un'emorragia, puoi perdere la memoria.
Devo autosomministrarmi delle caramelline quando faccio qualcosa da egoista, in modo da lavorare su una sorta di ricompensa. Non capisco il magari. Però la cosa dell'autoricompensa non è una cagata. Non la perdi mai al 100%, infatti. Cioè, perdere la memoria al 100%, secondo me, vuol dire perdere anche l'uso del linguaggio che hai imparato grazie alla tua memoria. L'uso della gestualità, del camminare, anche avviene attraverso un processo di memoria. Una cazzata. No, sulla cosa del scappa la pipì, sta tisana, vabbè. Dov'è? Sulla ricompensa, in effetti. Questo è così, quando abbiamo visto la roba del 5%, migliorare un'attività che ti fa schifo, anche solo del 5%, se tu la migliori sul lungo termine, diciamo, vedi dei risultati comunque. E non solo, diverse attività nella tua vita possono essere migliorate anche di poco, ma mettendo tutto insieme fa una grossa differenza nella tua vita, no? E ad esempio una cosa che ci può incoraggiare a farlo, quel miglioramento, può essere non solo mentre lo faccio, proprio mi fa venire questo esempio in mente Hellcat, ma quando lo avrò finito mi premierò, andrò finalmente dal parrucchiere o mangerò quel pezzettino di torta, è una ricompensa, è una cosa utile che possiamo fare per noi stessi, nel senso quella cosa là è noiosa, ma mi serve farla, può funzionare, sì, nel senso fai conto, no? C'è un esame su 10 che proprio non mi piace per l'università. Vabbè. Sono 1000 pagine, va bene. Decido che lo voglio fare in un mese. Sono 33 pagine al giorno. No, scusate. Non lo so perché mi complico la vita. Perché scriviamo due volte? Che vuol dire, Doria? In chat io vedo tutto ok. E ti dividi le pagine e vedi quante ne devo fare al giorno, ok, che peso, che palle, che noia, però magari alla fine di ogni giorno, quando hai fatto tutte le pagine che ti eri prefissato o della settimana, per dire, ti dai una sorta di premio, di autoincoraggiamento, dici minchia, oh, cazzo, ce l'ho fatta, per il fatto, ma perché, aspetta, perché il fatto sta dentro una scatola, il gatto sta dentro una scatola. Il suo collare elisabettiano che serve a non leccarsi la zampa è troppo corto e la zampa se la lecca lo stesso. Siccome questa cosa noi ce ne siamo accorte molto recentemente, abbiamo pensato di mettergli intorno al collare questo cartoncino che comunque si toglie facilmente, eh? Eccolo qua, vedi? Gli abbiamo aggiunto questo cartoncino, lo so è orribile, ma in attesa che troviamo, aiutatemi a trovarlo, perché il collo deve essere abbastanza piccolo, perché si lecca la zampa e si toglie la crosta e sanguina disperatamente in tutta la casa. Invece abbiamo bisogno di un collare che sia lungo, più lungo di questo, che è la lunghezza normale, che non serve a niente. Ma anche stretto. Lungo di solito lo trovi per cane, ma poi è largo. Quindi raga, aiutatemi a trovare un girocollo stretto che sia però almeno 15-16, meglio ancora, centimetri di lunghezza, vi prego. Credo che è contento di questo nuovo stile. No, in realtà non è per niente contento. È che non lo stiamo trovando. Comunque. Che testolina che ha quel gatto bellissimo. Amore, pianto! Abbiamo due gattoni. Speriamo che non sia il gatto di Schrödinger. Vediamo, sì, vediamo un messaggio solo. Non so, forse tu lo vedi buggato. C'è qualche cosa strana. Chiudi e riapri. Comunque ragazzi, siamo andati avanti un sacco. Fasciare la zampina del gatto. Abbiamo provato con la garza più la fasciatura, quella che si autoattacca. Se la strappa a morsi e lo fa buttandosi i denti nella ferita che sanguina disperatamente. Cioè, è terribile. Poi mi sono inventata io una protezione, uno scheletro interno, ingegneria, livelli. Oltre alla sua fascia normale, una roba tipo a cartoncino
scusate, con un foglio di carta che rimane esterno, aperto, che così respira perché si deve asciugare. Si strappa tutto, con lo scotch, con la velina, si è strappato tutto. Ed era tutto pieno di sangue, cioè si butta i denti nella ferita, no, non è il caso. Non vuole avere nulla. E dici, va bene non tenerti nulla, tra l'altro la lettiera gli si appiccicava alla zampa, quella agglomerante si appiccica appena andava a fare i suoi bisogni. Gli abbiamo comprato la lettiera fatta di carta, riciclata, in pellet, che così non si appiccica. Quindi da quel punto di vista meglio. Ma lui imperterrito va lì e si toglie la crosta. È terribile. Gomma piuma e via. E come l'attacchi la gomma piuma alla gamba? A parte che deve respirare la ferita, se no non si asciuga. Guarda, è un casino. Quindi gli metteremo un collare da mettere e togliere quando deve mangiare. L'aglio sulla zampa. Scusa, ma è una ferita aperta, non li brucia come i pazzi? Poverino. Non lo so, non è una roba che brucia. Sì che disinfetta l'aglio, però... Se ti dici una roba che lo fa desistere, non lo so, non lo so. Magari non sulla ferita. Non lo so, non lo so. Farò anche quell'esperimento lì. Magari una volta che c'è la crosticina, se riesco a prenderla in tempo prima che lui se la ritolga. Cioè, gli hanno amputato la zampa, quindi comunque una feritina abbastanza, ecco. Parentesi sul gatto. Comunque, ragazzi, dicevamo di vedere, scusate, mi sono dimenticata di vedere l'esperimento, perché il nostro Techblin non è così Techblin, è super tech e mi manda i video. Spero che non siano molto lunghi e potremo guardarceli. Tanto vi ho detto che abbiamo fatto un discorso, una panoramica sulla comunicazione, che comunque magari continuiamo. Ci vediamo questo esperimento qua. Che bello, io non ho idea di quante persone hanno seguito la live, perché avete visto non ho più il counter, quindi è andata e sono comunque contenta che in chat eravate belli presi. C'era l'esperimento, sì, vediamo quanto dura. Ah, vi dicevo, mano a mano che faccio live nuove cambio qualcosa nella grafica del canale o nelle emoticon, nei messaggi vocali. Attenzione, facciamo un attimino comandi vocali. Quelli nuovi che ho messo per ultimi non ve li ho fatti sentire. Ho fatto bene, vero? Numero stabile, ok. In veterinaria esistono delle pomate antiprurito, perché probabilmente prende li prude. Sai che, infatti lo portiamo dal veterinario, fine. Non che non ce l'abbiamo mai portato, ovviamente l'avevo già visto. Sui nuovi vocali vi voglio far sentire che ho inserito anche quelli di, oltre a Luca Giurato, oltre a Giuseppe, devo togliere la musica, non riesco a pensare. Giuseppe, questo. Ne ho messo uno di Praticò. Parola di Giuseppe Simone. Giuseppe Simone, ciao Lom. E ne ho messi alcuni di Paniccia. E poi, ecco, questo qua è di Praticò, mi ha fatto molto ridere, ma non è, insomma, ne ho messo uno solo. Gioco con la PlayStation 3, ho il telefono Samsung Galaxy Grande Neo. Non ho capito cosa ha detto, però mi faceva ridere. E poi ce ne ho messi alcuni... L'arte prima si pensa e poi si fa. Se non vi sto assordando, vi voglio far sentire questo, perché a grande richiesta sul mio canale Telegram, dove vi invito ad entrare, perché insomma aggiorno sempre per le live eccetera, ma comunque lì quanto prima voglio portare anche dei contenuti utili. Galaxy Grande Neo. Ah, ok, ecco. Madonna. E ci ho messo a grande richiesta anche degli audio miei che mi avete mandato clippando i video. E ci ho messo questo, che come mi è uscito. No, va là. No, va là. E sempre miei, che cosa ci ho messo? Pam 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 c'era già. No, miei solo quelli. Ho messo, ma non l'avete visto. Sì, l'avete visto. Sì, abbiamo visto. Quando c'è un raid, un follow, roba così, ci ho messo i pavons. E fighi che non avete mai messo, ad esempio, beh, quello di Natale lo conoscete, è legato alla wishlist. Ho fatto troppe robe, sono così contenta. La wishlist nuova, tutta aggiornata, tutta pavons, perché voglio portare roba appunto da pavon, no, voglio dire.
E qua cos'è che c'era? Satto, ti lovo, l'arte è una cosa seria. Moseca, poi ci abbiamo sveglia, sostanza. Ah, sì, cosa rende la donna? Cos'è questa, ve la faccio sentire. In cosa si sostanzia la donna? In che cosa si sostanzia? E in che cosa si sostanzio? Questo è sempre Giuseppe. E anche ferita nel cuore. Ho una ferita nel cuore. Emigrare mi sa che non l'avete mai messa, eh. E le faccio sentire io, se no qui va là. No, conviene emigrare. Conviene emigrare. Conviene emigrare. Tra l'altro, ragazzi, a proposito di psicologia, sarà psicologa su di psicologia. Martedì in diretta saremo con una psicologa, psicoterapeuta, psicologa del lavoro in particolare. E non guarderemo tanto alla questione del linguaggio. Magari faremo un'altra live o con un'altra professionista. Insomma, lo sapete che io il martedì faccio le dirette con gli esperti. Quindi, se avete degli esperti da consigliarmi, fatelo. Ad esempio, il Techbin mi ha detto: dovresti metterti in contatto con. Che poi ho scoperto che mi segue, mi seguiva, insomma, non so se c'è oggi, ma comunque mi segue. Chi cerca Tova, che è un podcaster della Madonna, appena iniziato lui su Twitch, e mi è capitato di riuscire a beccarlo in live. Niente, vieni, vieni in diretta, ci siamo messi a parlare nella sua diretta, è stato piacevolissimo e faremo qualcosa insieme. Quindi vedi, a volte basta un niente, anche se vi sembra. Ah, grazie. No, perché dando quel colpo che non so chi ha visto con il ginocchio sul comodino, mi si è staccata la spina del computer e si è spento il computer subito. Perché questo computer qua, se si stacca dalla presa, si spegne. Un ottimo motivo per. E niente, mi spiace. Non so adesso, non so appunto quando. E ripeto, adesso che l'ho riacceso. OBS è buggato e non mi fa vedere la chat, non mi fa vedere nulla, quindi me la guardo dall'iPad. Comunque, stavo dicendo che a volte nascono delle belle collaborazioni, quindi nel senso se vi viene in mente qualcuno, qualcosa che possa essere appunto interessante da portare in diretta su queste tematiche, sulla realizzazione personale, professionale, sul miglioramento, sulla crescita, sul linguaggio, sulla psicologia, ma anche il lato più operativo, come appunto è già successo, lato branding, marketing, business, mettetelo in contatto con me. Se fate punto esclamativo social, ci sono tutti i miei contatti e possiamo appunto portare dei contenuti fighi sul canale anche in futuro. Poi vi ricordo sempre che sono in diretta il martedì, c'è il comando schedule. Il martedì, appunto, con un ospite. Martedì c'è il comando. Dovuto aprire qua per leggervi in chat. Aspetta, ora ti leggo la Tecli. Quello di Dario è mai sostanza, lo ripete, migrare. Vi leggo perché nel frattempo mi si era spento il computer, si è spento il PC. È una vergogna, rimane di stucco. Solo a titolo informativo sono sparite tante persone dopo questo spegnimento. Io non lo vedo.
va bene, comunque dai, ci siamo di nuovo. No, per concludere il discorso, il grongo cosa si diceva in tema con il linguaggio del corpo? Sì. Questo, ah, beh, esatto, il linguaggio del corpo, guardato, mi è partita la gamba dalla sedia, così mi ho dato un colpo al comodino che ha rimbalzato lì una serie di eventi proprio, po' sperbacco. Ho preso una cosina dalla wishlist, carino Piolo! Carino, carino. Compra un gruppo di continuità, così se si stacca la live hai 5 minuti per riattaccare la presa. Figo. Ha senso anche in vista di un cambio di computer, infatti cambierò questo portatile, grazie, grazie, per fortuna ce l'ho, mi permette di fare le live, però insomma non è proprio insomma, molto performante, lo cambierò. Dico, ha senso anche con un fisso? Non so se è la domanda. Certi amori nascono così, Irpus. Ok, no, vero, l'allero. Ok, per i portatili non ha senso. No, ma non comprerò un portatile. Piolino, prenderò un fisso componibile, anche perché ho degli schermi da usare. Ho degli schermi da usare, ma non ho lo spazio, non ho il computer. Ma porcaccia. Allora, dicevo, se avete, insomma, dei suggerimenti, ben venga, anche se in realtà ho già qualcuno, ho già qualche ospite da rapportare. Social per tutti i miei contatti. Direi che oggi abbiamo fatto anche di più del solito e vi ringrazio a tutti. Dove lo piazzi il fisso? Allora, in realtà il comodino sopra è fatto a cassetti, quello sotto ha lo spazio qui. Quindi ci posso appoggiare il case, un mini case, uno di quelli piccoli. E mi spiace, poi non abbiamo più visto il video. Vabbè, cosa mi state mandando? Quindi per il case non c'è problema. Qui lo spazio per una tastiera e per il mouse ce li ho. Uno schermo sicuramente ci sta. Sì, anche perché appunto per così il portatile è piuttosto impegnativo come spazio che prende. Quindi ok. E l'altro schermo vedrò se metterlo con un braccio qui, di là, di su, di giù. Comunque il modo si trova, ecco, piuttosto anche veramente uno lì. Però, ecco, guarda un po', Technowear, 42 euro, gruppo di continuità, ammazza, è più grosso del corpo del computer, una roba del genere, sembra grande. Fino a 10 minuti con un PC o 40 minuti con un RO. Oh, vabbè, comunque grazie. Lo metto nella wishlist. Lo metto nella wishlist in questo momento, sì. E così almeno ce l'ho sempre sott'occhio. Ma ne hai preso uno a caso oppure sai che questo è buono, no? Perché io ve lo dico, prima di prendere una roba guardo le recensioni, guardo tutto, eccetera. Tech. Tech, però poi, Tech. Si deve ancora fare il computer fisso per loops. Si vedrà dopo in base alla potenza. Ah, ecco, vedi, per loops si vede dopo. Ma che metti? Lascia stare. Ok, ferma! Deborah Malva. No, ho controllato questa parecchia recensione. Vi dico allora, non lo metto nella lista nostra, diciamo wishlist. Me lo metto giusto così per averlo nella mia secret list. Ok, mi sembra molto meglio. In modo che non ci, non, nessuno per errore poi vada a dire: ah, compriamole queste e poi magari non sarà compatibile col mio prossimo computer. Quindi grazie a tutti dei consigli, anche Piolo per avermi fermata. E controllo di averlo tolto da qua e invece no. Ok, sposta. Perfetto, così ci lasciamo gli smalti color pavon. Perfetto. Che peccato che è saltata la live, però guardate che bel, non so se si vede. Stavo così nel fermo immagine di Twitch. Ok, gruppo di continuità. Zan zan zan. Ma il PC che te lo assembla? Che domande. Beh, tanto per cominciare, non lo so. No, allora abbiamo delle persone fantastiche. A proposito, no, di dare giudizi manipolatori,
che Abby conosce, Naruto, Dippy, eccetera, che ne sa Piolo, che ne sanno un tot di tecnologia, di cose sì, di cose no, ma ti consiglio questo, ti consiglio quell'altro, esperti sull'informatica in generale, no? Sul montaggio, magari, mannaggia, mannaggia, sul mannaggio. Sul montaggio, magari mi farò dare una mano, boh, o da uno di loro se avranno modo e maniera di venire, o facciamo una roba in diretta. O Abby, magari, non lo so, ragazzi, non lo so, il modo si trova, si trova. Io mi fido solo di Piolo. Beh, Piolo è un ottimo partito. Mi lanciate come tutto dovrebbe essere. Ma mannaggia che mi si è accusata la live, ma guarda te. Quindi, che stavo dicendo? Dai, il video dell'esperimento, anche solo per completezza, vorrei. E uno, e due. Ora, dicevo, avendolo riaperto in fretta e furia, coso qua, OBS, vediamo un po', non mi ha messo tutte le componenti, ma sì, sti cavoli. Condivisione e va bene. Poi andiamo qui, andiamo qua, andiamo su, andiamo giù, andiamo di là. No, vedi, non me ne trovo la pagina, mi sa. Che fai schifo, ecco perché. Così lo sai, caro OBS. Vedi che non mi trova la pagina. Mi trova solo questo. Vediamo. No. Vabbè, era per fare il raid, ragazzi. Tristezza, aspetta un po', forse così me la trovo. Sì. Era anche per fare il raid. No, comunque l'ho trovato. Aspettate. Bello. Cos'è? Questo è l'esperimento del topo. Aspetta, aspetta un attimo. Tu hai mandato l'esperimento di qualche topo? Raid, Anna sta facendo la maratona. Ok. No, questo è quello dei topi. Ma lo vuoi vedere o no? La fogna comportamentale lì. No, l'universo dei topi. Va bene, no. L'universo dei topi, se vi interessa, questo qua, più famoso e spaventoso, lo potete guardare. Si potrebbe vivere in paradiso? L'ettologo. Cromwell, proprio paradiso per topi, lasciando molti dubbi sull'effetto positivo dell'abbondanza e dell'agiatezza. Ok, riesco a immaginare. E qua invece dura 2 minuti l'esperimento. Ah, ok, di Milgram. Credevo che mi avessi mandato. Possiamo guardarlo? Non lo so, perché comunque si vedono delle scene che sembrano di violenza. In realtà non sono scariche elettriche reali. Quindi, nel dubbio, date comunque le linee guida, diciamo, di Twitch, non vorrei essere appunto. Non vorrei ci fossero problemi. Il grado d'obbedienza fu spiegato da Milgram come la subordinazione a un'autorità considerata legittima che induce uno stato. E qui c'è la riga blu, bianca, rossa, non vedo più. A uno stato di deresponsabilizzazione del soggetto, e l'abbiamo detto. Comunque, se vi interessa l'esperimento, guardatelo. Io adesso non lo faccio vedere perché, nonostante sia recitato, preferisco di no. Ecco, così ve l'ho detto. Poi, cosa mi avete scritto? Ciao, Black Mamba. Guarda, caro, stavamo per chiudere. Stavamo per andare a fare un raid, che così faccio la pipì. E mangio. La live la trovate salvata ancora per il momento, le lascio salvate. Spero che vi sia piaciuta, perché così almeno. No, che mi mandi lo stesso link. Sì, l'hai rimesso per loro. Ok. Niente, dai, andiamo a fare un bel raid. Si vede bene qui? Un po' piccolo volendo, si può anche. Sendo. Oh Jesus! Dicevo così, poi vado a mangiare e ci passiamo tutti una bella domenica, si spera.
Ah, vedi, non c'ho più niente, non c'ho più il counter, non c'ho più la sub. Vabbè, ovviamente ci sarà la prossima volta. Che adesso che mi si è spento e ricosato il computer, ogni tanto OBS le fa queste cose così simpatiche, le fa. Dunque, aspetta che non vedo più la chat. Ok, ci siamo tornati. E non vorrei che non funzionassero neanche gli alert, ragazzi. Ok. Dai, Red Lilium. According to Bebbo. Oh, Bebbo! Ciao! Ben esserci. Anna. Ciao, Deb. Ciao. Bene. Allora, according to Bebbo, tocca fare il raid ad Anna. Però io sono una persona curiosa e comunque. Ah, beh, una maratona, sì. Ma che casa tutta rosa. Sono curiosa. Mazza, che è il periodo di maratone. Davi, Abi, dobbiamo organizzare una maratona. Anna in maratona, 15 ore. Questa maratona di formazione è quella che vi dicevo, alla quale ha partecipato Abi. Aspetta, no, aspetta, vi dicevo, ma non so se voi lo vedete. Ora lo vedete, mi sa. Sì. Ok. Sì. E qui abbiamo Kafkania, io l'abbiamo fatta l'altra volta. Natale in Giappone, provate a farmi ridere. 100% impossible, molto sfidante. Va bene, non ho neanche messo la categoria, giusto così da un'occhiata. E la Recocoie. Non mi esatto Redlim. Siete tutti su Redlim, mi fa piacere, va benissimo per me. Ma loop genetico? Cioè? Cosa? Sì, formazione sull'arte, Però qua grande richiesta, mi dite Anna, andiamo da Anna, Loop genetico, chi è? Kakeshi? Kokeshi, come cavolo si chiama? Scusatemi, fatemi togliere questa curiosità. No. Oddio, sta mangiando animali morti. Torno indietro. Anna. Ergosia in live. Un raid? Sì, facciamo un raid, Anna. Una brava guaiona. Ma certo che è una brava guaiona. Non la vedo più. Ma è una bravissima guaiona. Allora, intanto il nostro Piolo mi ha già dato. Ma tanto c'è un problema. No, allora, domanda. Abi, il raid lo posso scrivere direttamente nella chat di Twitch? O devo farlo da OBS? Abi? Non mi sente. Abi? Ascoltami. Il raid posso farlo direttamente dalla chat di Twitch o devo stare su OBS? No, dalla chat. Di Twitch? Se sei loggata col tuo account, sì. Sì, non so. OBS non funziona, capito? Sì, lo puoi fare. Perché non c'ho. Ok, va bene. Raid. Aspettate, che così andiamo da Anna. Venite con me, così salutiamo Anna. Che non ho capito se in questo momento c'era o no davanti alla telecamera. Scusatemi, ragazzi. Ah, eccola, sì, eccola. Bella, ragazzi, è stato un piacere passare questa domenica con voi, veramente tanto. Ciao a tutti, vi abbraccio forte forte. Seguitemi sui miei social per rimanere sempre insieme a me. Ci rivediamo qua su Twitch martedì alle 5 con la psicologa con la quale parleremo di realizzazione professionale, Camilla. E nulla, ci si becca martedì e ci si continua a beccare anche su Instagram. Dai, venite su, va là. E adesso andiamo a fare raid ad Anna. Aspetta, raid a Red Lilium. Un bacione alla mamma e buon proseguimento. Ciao ragazzi. Tanto che mettiamo la schermata finale. Eccola. Ciao.